Scusate, ci stai? Devo piazzare questa davanti. Perché no, vuol dire destra, che vuole a destra, vuole fare la diretta a sinistra. Ele, che fai la diretta? Dimmi di quando sei pronto. Eh? Ah, sì. Papo, già sei, Pa. Papo, già sei. Ah, stai facendo te? Sì, già ci sei. Allora, intanto grazie a tutti per essere tornati così numerosi. È una cosa che mi colpisce sempre. Grazie veramente di cuore. È assurdo che tutte le volte, ormai due volte l'anno, non so più da quanto tempo, dobbiamo continuare a pretendere, a chiedere verità, giustizia, che è una cosa che non riesco più a comprendere, perché ci sia questa volontà ad impedire, ad ostacolare. Cioè, una cosa secondo me ormai è inaccettabile, come se chiedessimo chissà che cosa, in fondo chiediamo quello che è un diritto di tutti noi, no? Il diritto alla giustizia è un diritto che nessuno potrà mai toglierci. E quello che dico sempre pure quando vado nelle scuole, perché è una cosa bellissima quando mi invitano alle scuole, e che mi dicono come mai dopo 40 anni, perché non si può accettare, perché io non accetterò mai passivamente questa ingiustizia. E lo dico pure ai ragazzi che incontro quando mi chiedono questa cosa, che nessuno dovrebbe mai accettare passivamente un'ingiustizia, grande o piccola che sia. Non conta l'importanza dell'ingiustizia, è proprio l'idea dell'ingiustizia che non deve passare, non è inaccettabile. Io ho poi ovviamente il riferimento diretto a Emanuela, perché è mia sorella, e è quello che è successo in questi 40 anni. Cioè, in 40 anni c'è sempre stata questa volontà, e continua ad esserci tuttora, questa volontà ad impedire, a non aiutare. E questo è intollerabile. Poi quando mi dicono però tu ti arrabbi sempre, polemizzi sempre su ogni cosa, anche se stanno facendo polemizzi, ma è normale, anzi forse polemizzo poco, perché quella rabbia che uno c'ha dentro, cioè sembra poco, ma 40 anni sono tantissimi. Cioè io avevo più di 20 anni quando è successa questa cosa, e io quando penso al tempo che è passato non me ne rendo conto. Per me io sto ancora a quello che è successo nell'83. Poi mi rendo conto che il tempo è passato e una parte della vita, una gran parte della vita se n'è andata, perché è sfumata così in un attimo, perché per me è un attimo, perché è successo ieri quello che è successo. Però siamo qua e dobbiamo per forza andare avanti, e io l'ho sempre detto, finché ci sarà una sola persona a pretendere la verità e la giustizia non ci potremo fermare. E arriveremo sicuramente, perché io ho sempre detto, io comunque sia vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, e arriveremo a quello che è successo a Emanuela. Ma al di là del fatto di Emanuela, perché io penso a tutte quelle altre persone, sono fatto così, tutte quelle famiglie che ho conosciuto nel corso degli anni, tutte famiglie che hanno vissuto quello che stiamo vivendo noi adesso, però magari non hanno quell'attenzione mediatica, che vivono nel silenzio, e quindi questa volontà nell'arrivare alla verità, e anche per queste persone, perché queste persone mi dicono sempre non ti fermare tu, perché se ti fermi tu, che per tanti anni sei andato avanti, vuol dire per noi non c'è speranza. Se anche per questa vicenda di Emanuela riusciamo ad arrivare alla fine, alla verità e alla giustizia, vuol dire che anche per le altre persone c'è questa possibilità, perché vuol dire che la giustizia non è solo un'utopia, perché oggi come oggi sembra un'utopia, no? Dici devo avere giustizia e sembra una cosa assurda, invece è la cosa normale, è la normalità. Quello che faccio io è normalità, che a me mi dicono tu fai tanto, come fai dopo 40 anni? Questo dovrebbe essere normalità, non una cosa anormale. Non accettare quello che è successo, non accettare la volontà di tante persone, anche se molto più importanti di me, a silenziare questa storia. E questa è la cosa che mi fa più male. E per questo io vi ringrazio a voi, perché anche grazie a tutte le persone che sono qua presenti, che dopo 40 anni ancora si continua a parlare di questa storia, alle persone ai media, a chi mi dà voce, si continua a parlare di questa storia. Però io voglio sempre dire questa cosa, che la voce di Emanuela è comunque la voce di tutte quelle persone che hanno ricevuto un'ingiustizia, di tutte quelle persone scomparse, di cui tutti si dimenticano. Io ho incontrato famiglie dove ci sono persone scomparse, hanno fatto la denuncia e dopo 10 giorni hanno già archiviato.
perché magari non c'è o la spinta mediatica, oppure i parenti, i genitori non hanno la forza di arrabbiarsi e accettano così in silenzio, nella speranza che prima o poi possa accadere qualcosa. Io incontro persone che da anni è scomparso il figlio, la figlia, e mi dicono prima o poi qualcosa uscirà, prima o poi arriverà una telefonata, e vivono così, vivono con una serenità apparente, facendo le cose che si fanno tutti i giorni, ma la vivono così, con una serenità molto, molto apparente. Noi ci siamo lasciati l'ultima volta, così vi faccio un aggiornamento, ci siamo lasciati l'ultima volta a Piazza San Pietro, dopo l'ultima manifestazione del 22 giugno, dove aspettavamo la risposta di Papa Francesco, perché avevamo chiesto che potesse in qualche modo ricordare Emanuela, visto che la parola Emanuela Orlandi era diventata tabù in Vaticano, si diceva a bassa voce. Quando parlavo con qualcuno, anche quando andavo da mia madre sta lì in Vaticano, che gli dicevo qualcosa, si guardava intorno e sottovoce, quando si chiama Emanuela, come se fosse, non lo so, come se fosse una cosa brutta nominare Emanuela Orlandi. E quindi quando è stato chiesto al Papa, il Papa finalmente durante l'Angelus, Papa Francesco, ha nominato Emanuela, secondo me in qualche modo quel tabù si è rotto, anche se ha detto frasi da Angelus, preghiamo, ha fatto un riferimento a mia madre e va benissimo, però sembra assurdo, ma quello ha sbloccato in qualche modo quella situazione che si era creata al Senato, perché al Senato era bloccato, venivano presentati emendamenti, si rallentava, e quelle parole del Papa, sembra assurdo, ma hanno cambiato un po' le cose, perché c'è stata subito la dichiarazione di qualche senatore nel dirà importante, il Papa ha detto queste parole, e sono stati tolti subito gli emendamenti, e quindi è andata avanti, no? Certo, io speravamo che potesse essere approvata prima dell'estate, però ci sono stati problemi, perché ovviamente ci sono anche altri problemi al Parlamento, non c'è solo la questione di Emanuela. E quindi dopo l'estate abbiamo aspettato, e finalmente poi a novembre, dopo qualche rinvio, dopo altri tentativi da parte del Vaticano di frenare, perché come sapete è stato un altro tentativo, quello a luglio, di fare questa uscita. Questa però la voglio sempre dire, senza entrare nei particolari, perché neanche mi va, però il fatto di insinuare sulla famiglia, senza dirci nulla, facendo uscire quella notizia delle accuse nei confronti di un parente che e il legame che avrebbe potuto avere con il rapimento di Emanuela, è una cosa che è stata organizzata in una maniera veramente vigliacca, brutta, perché io capisco che si può indagare su tutti. Io, guarda, sarei il primo, se avessi dei dubbi su un parente, ad andare avanti, perché non mi interesserebbe assolutamente nulla. Però il modo come l'hanno fatto, nonostante fosse un'indagine già fatta 40 anni fa, perché ovviamente anche Cavaliere, all'epoca capo della Mobile, mi disse: certo, noi all'epoca è normale, ma è una cosa normalissima che si dà un occhio anche alla famiglia quando succede qualcosa. E mi dissero chiaramente: no, a tuo zio ci aveva un po' colpito questo fatto che lui era molto presente in casa, rispondeva al telefono, parlava con i media, e quindi ci è sembrato giusto capirne di più, e hanno indagato su mio zio a lungo. Poi ha detto, poi quando abbiamo capito che era completamente al di fuori di ogni possibile legame con il sequestro di Emanuela, è finita lì la cosa. Però l'abbiamo dovuto fare. E la cosa che mi ha colpito, quando adesso il Vaticano ha voluto tirare fuori questa storia, con l'avallo della procura. La procura avrebbe potuto dire: guardate, è inutile, perché questi sono tutti i documenti dell'epoca, è stato già indagato, è stato fatto tutto, non serve a niente. E invece la procura ha assecondato questa volontà del Vaticano di far uscire questa notizia attraverso un telegiornale, quando noi non sapevamo niente. Ma anche se loro avessero voluto di nuovo indagare quella persona che non c'è più adesso, l'avrebbero potuto fare, ma avrebbero dovuto convocare i parenti e le persone e fare un'indagine. Invece non hanno fatto nulla, hanno voluto soltanto sparare quella notizia di questa possibilità che sia tutto riportato all'interno della famiglia. E che cosa è successo il giorno dopo che è uscita quella notizia? C'è stato qualche senatore che ha intervistato, ha detto subito: beh, certo, se è una cosa interna alla famiglia, come le indagini sembra stiano portando, è inutile che parta una commissione parlamentare. Quindi era stato fatto l'ennesimo tentativo di fermare questa commissione. Ci hanno giocato la carta a Giovanni Paolo II di qualche tempo fa, quel lancio di fango che mi è arrivato di tutto, lì si era frenato di nuovo.
non ci sono riusciti, hanno provato con questa ennesima carta e non ci sono riusciti. E io sono contento che il Parlamento abbia votato positivamente questa commissione. E io lo reputo, l'ho detto, io l'ho reputato anche un atto, posso dire anche giusto, normale che sia, ma per come sono i fatti, per come i rapporti ci sono sempre stati negli anni tra Santa Sede e Parlamento, l'ho reputato un atto coraggioso, perché nonostante il Vaticano abbia con la sua presenza, quando è andato presso il Senato il promotore di giustizia vaticano Diddi, è andato addirittura al Senato quando è stato convocato, e al Senato durante un incontro con i senatori ha detto chiaramente che il Vaticano non vuole questa commissione. Ha detto: noi la vediamo come un'intromissione perniciosa, un'interferenza al lavoro che stiamo facendo con la procura, che è una cosa assurda. Ma come, il Vaticano invece di essere contento, c'è una cittadina vaticana che viene rapita, c'è, nonostante gli anni passati, c'è lo Stato italiano che si mette a disposizione, invece di accettare in maniera positiva questo aiuto, dicono no, non vogliamo questa cosa, e continuano a avere quel tipo di pensiero. E questa è la cosa che mi ha colpito di questa situazione. Quindi il fatto stesso che, nonostante questo, come dire, tentativo di influenzare direttamente all'interno del Parlamento, di influenzare questa cosa, comunque sia, è stata approvata, non completamente all'unanimità, però per le persone che c'erano in aula sì, c'è stato solo un astenuto che ha detto: io mi astengo per rispetto alla famiglia. E quello io, secondo me, non lo considero rispetto alla famiglia, lo considero un lavarsi le mani, perché soprattutto un senatore della Repubblica dovrebbe prendersi la responsabilità di quello che dice. Poteva dire: benissimo, non la voto, sono contrario, oppure la voto, però deve prendersi le responsabilità. Dire mi astengo è avere un atteggiamento un po' da Pilato, come dire me ne lavo le mani, fate voi. Poi c'è stato un altro senatore che invece in maniera molto pesante era contrario, sono contrario a questa, in maniera molto arrogante, brutta, ha detto di essere contrario, tirando fuori ancora i santi, ancora questa cosa, dice purché io vi... E alla fine questa persona comunque ha votato, è stato il primo, attualmente il primo ad essersi candidato per la commissione. Ma la cosa che mi colpisce, non dice mi candido per la commissione perché è giusto arrivare alla verità, no, mi candido perché vigilerò per vedere come va questa commissione, che non sia strumentalizzata e che non si tocchino i santi, ancora per quella storia famosa di Giovanni Paolo II. Cioè, non è questo senatore a decidere chi dovrà essere interrogato, chi non dovrà essere interrogato, chi dovrà essere indagato o meno, sì. Non è una persona, sono le persone che staranno all'interno di questa commissione, saranno 40, non uno, 40 persone, 20 deputati e 20 senatori che formeranno questa commissione, saranno loro a decidere chi interrogare, potranno interrogare qualunque persona, perché potranno agire come una procura, potranno indagare anche all'estero, potranno seguire qualunque cosa. E io la reputo importante, e capisco che perché il Vaticano non vuole questa commissione, perché questa commissione non è gestibile da loro, non possono gestire o influenzare 40 persone, non lo potrebbero fare. Io mi auguro che la Procura di Roma prenda coscienza di questa situazione e vada avanti senza farsi influenzare. Però in passato purtroppo non è stato così. Abbiamo visto la storia di Pignatone, come è finita, ha archiviato tutto e è diventato presidente del Tribunale Vaticano. Io mi auguro che il dottor Luciani, che è il magistrato che sta portando avanti l'inchiesta, perché me l'ho detto, è una persona che, come dire, si dice tignosa, insomma una persona che vuole in qualche modo arrivare ad una conclusione, mi dicono che sta lavorando, però è un magistrato che sta lavorando e noi non sappiamo quello che sta facendo. Adesso non so se ha interrogato altre persone, perché giustamente la procura mantiene una riservatezza sulle indagini, no? La cosa della commissione diversa invece è che la commissione può convocare chiunque e le convocazioni e le audizioni possono essere anche pubbliche, e quindi se il Vaticano su 40 ne può controllare 30, 35, ci saranno magari quelle poche persone che faranno quella domanda che loro non vogliono, ci sarà quella risposta che loro non vogliono. Quindi con la commissione c'è la possibilità che veramente si apra un ventaglio di situazioni mai toccate fino adesso. È quella la cosa che impaurisce, perché sappiate che Emanuela, per come la vedo io, è purtroppo un piccolo tassello in un sistema di ricatti molto grande.
è un tassello, però se te tiri fuori quel tassello, la verità è quel tassello, come un vaso di Pandora ti porti fuori tantissime altre cose, è quello che probabilmente non vogliono. Comunque sia, questa commissione è passata e io mi auguro che entro la fine di gennaio tutti i partiti presentino i nominativi. Mi ero un po' impaurito quando, adesso non mi confondo, non so se ho detto delle cose che ho detto anche prima quando mi hanno intervistato, non so se le dico doppie. Comunque, perché mi hanno detto all'inizio che i partiti subito dopo il voto avrebbero dovuto presentare i nominativi delle persone, no? E la cosa mi ha un po' impaurito quando mi hanno detto guarda, però non hanno un limite di tempo. E quindi quell'ansia, a me quando sento parlare della parola attesa, il tempo che non fa, è una cosa che mi mette sempre ansia, perché c'è sempre la paura che possa accadere qualcosa che freni, no? Quindi la paura che qualcuno, come quel senatore che si era ostinatamente detto contrario, magari c'è qualcun altro che non vuole, quindi rallenta, non presenta nominativi e tutto rallenta, ricominciamo da capo. E quella è una paura che era normale che io avessi questa paura. Però ripeto, fortunatamente mi hanno detto che le cose si stanno muovendo, che sono state presentate queste lettere ai vari partiti, qualche nome già è partito, quindi io mi auguro, ripeto, che entro gennaio vengano dati tutti i nomi, vengano convocate queste persone dai presidenti di Camera e Senato, decideranno il presidente della commissione e poi da lì dovrebbero partire i lavori. Io spero di essere convocato quanto prima, io ho detto io sono a disposizione della commissione quando vogliono, per tutte le ore che vogliono, così come sono a disposizione della Procura di Roma, io spero che prima o poi mi chiami, anche perché già ho consegnato il memoriale, perché con la commissione dirò tutte le cose che ho detto a Didi, dirò altre cose che sono uscite fuori nel frattempo e quindi faremo il possibile, io farò il possibile per andare avanti. Della commissione Vaticana devo dire che a me dispiace, poi non è che ce l'ho sempre con loro, perché tutti mi dicono te ce l'hai sempre con, però loro si pongono in una situazione che alla fine le persone devono criticare, con quella frase che ho detto prima, no? Didici non abbiamo un limite di tempo, cioè è brutta come frase, ci arriveremo alla fine ma non abbiamo un limite di tempo, è brutta soprattutto perché la dici a persone che da 40 anni aspettano, se tu apri un'inchiesta dopo 40 anni non puoi dire questa frase, lo facciamo, anzi loro dicono che è una cosa positiva per la parte offesa, nel senso che garantiamo che questa inchiesta non sarà chiusa finché arriveremo alla verità, però non abbiamo limiti di tempo, come dire che può durare anche 20 anni, possono interrogare le persone anche tra un anno, però come dire la famiglia comunque è garantita perché ci arriveremo, e no, lui avrebbe dovuto dire faremo il possibile per arrivare alla verità prima possibile, subito, e quello lo dovrebbe dire pure Papa Francesco, a me dispiace nominarlo sempre, però Papa Francesco ha voluto questa inchiesta e me l'ha confermato Didi, ha detto il Papa Francesco, il segretario di Stato, mi ha detto che dobbiamo indagare a fondo, a 360 gradi, senza fare sconti a nessuno, e visto che questo non è stato fatto perché hanno trovato altre situazioni, cercato verità di comodo, hanno trovato altri modi per non andare avanti, Papa Francesco dovrebbe, non sono certo io che posso pretendere, però dovrebbe alzare la voce, dovrebbe dire oh, io ho chiesto questa inchiesta per arrivare alla verità, e perché non facciamo niente, perché stiamo ancora a questo punto? Io so che domani sarà intervistato di nuovo da Fazio, è un'utopia, però io spero che Fazio mi faccia questa domanda, a che punto sta l'inchiesta, sarebbe una cosa logica, la devi suggerire, sto suggerendo, la sto suggerendo, io mi auguro che esca questa domanda, perché è una cosa importante, perché molti la prendono come vabbè diamo, facciamo un favore, c'è cioè questo fratello per rompere scatole, no, la devono prendere come una cosa importante, ma non soltanto perché è scomparsa una ragazzina, per tutto quello che c'è stato intorno, per tutti i depistaggi che ci sono stati, per tutte le situazioni che sono successe anche con apparati dello Stato che in qualche modo hanno pure manipolato prove, quindi c'è qualcosa dietro di molto pesante, e se un Papa decide di aprire un'inchiesta si deve portare questa responsabilità avanti nel tempo, non basta dire aprite e punto e basta, quindi sarebbe un gesto bellissimo, devo dire, da parte di Papa Francesco dire per quanto riguarda l'inchiesta stiamo andando avanti, arriveremo a capire che cosa è successo, anche se secondo me già lo sanno, però se lo dice pubblicamente sarebbe una cosa importante, invece fare un'intervista, parlare di tanti argomenti, perché ci saranno anche tanti argomenti ovviamente più importanti di quello di Emanuela, mi sembra logico, però aggiungere questa cosa secondo me non sarebbe una cosa sbagliata, sarebbe una cosa molto positiva, perché la Procura Vaticana, nella persona di Didi,
non sta facendo il suo dovere. Poi magari lui può dire noi stiamo lavorando, però da piccole cose lo vedo. Quando sono stato ascoltato, io ho presentato una lista di nomi, tanti come persone, mi sono portato una lista, adesso ve la leggo, tanto come tante persone informate sui fatti, quindi ovviamente ho dato anche nomi di persone che non è che hanno avuto un ruolo, però che potrebbero sapere qualcosa, che è giusto ascoltare, no? Poi ci sono stati 2-3 persone, 4 persone, che potrebbero veramente aggiungere qualcosa di importante a questa storia. E lui, se voleva veramente la verità, come gli era stato detto da Papa Francesco, il giorno dopo l'avrebbe dovuto subito chiamare per capire perché avevano detto determinate cose, i famosi messaggi di cui abbiamo parlato sempre di WhatsApp, no? Lì ci stanno dei nomi ben precisi. Quella questione di, che lo ripeto adesso per l'ennesima volta, questi sono messaggi WhatsApp tra 2 persone vicine a Papa Francesco, con telefoni riservati della Santa Sede, chiamati telefoni bianchi, telefoni che furono sequestrati dal comandante della gendarmeria, l'attuale Gauzzi, quando c'è stata la vicenda di Vatilix, la fuga di documenti, non so se ricordate, furono sequestrati e portati in gendarmeria. Io quando sono stato ascoltato da Diddi in quelle famose 8 ore, ho detto, ho parlato di questi messaggi, quindi gli ho consegnato i messaggi, le persone che comunicavano in questi messaggi, gli ho detto anche, ma poi voi i telefoni ce l'avete perché stanno in gendarmeria. Si sono guardati e mi hanno detto, no, non abbiamo mai visto quei telefoni. Eppure quella è una persona che ha dichiarato durante Vatilix di aver sequestrato quei telefoni e portati in gendarmeria. Quindi il fatto anche lì di negare queste situazioni, cioè ti dice, ma con chi sto parlando? Ma perché? Se tu vuoi la verità, puoi dire, guardate, sì, quei telefoni stanno lì, adesso li controlleremo di nuovo per capire se ci sono questi messaggi. Ma quelli sono importanti. Per questo dico che anche una commissione deve partire dalla fine più che dall'inizio. Cioè, quei messaggi, inizio 2014, quindi Papa Francesco era stato eletto da poco, Papa Ratzinger si era dimesso da pochi mesi, c'era appena stata quella situazione famosa dell'incontro del magistrato Capaldo insieme ai 2 funzionari della gendarmeria, l'ex comandante Gianni e il suo vice Alessandrini. Lì c'è stata la cosa più importante, perché lì c'è stata in quell'incontro la missione del Vaticano di essere a conoscenza di tutto, e sappiamo com'è finita. Pignatone ha bloccato tutto quanto, ha tolto l'inchiesta a Capaldo, ha archiviato tutto e poi è finito il suo mandato come procuratore, è stato promosso da Papa Francesco e è diventato presidente del Tribunale Vaticano. Però quella è una storia che non è finita. Allora, un Didi, quando dico queste cose, dovrebbe convocare subito Gianni, comandante della gendarmeria, dovrebbe convocare Alessandrini, vicecomandante della gendarmeria, Capaldo, e capire quella situazione. Cioè lì c'è stata la missione del Vaticano di essere a conoscenza di tutto. Quando queste persone gli dicono va bene, restituiremo il corpo, però voi come procura dovete imbastire una storia verosimile che allontani qualunque responsabilità da parte del Vaticano. Quella che cos'è se non è una missione di essere a conoscenza di tutto? E Papa Francesco, se vuole la verità, ma subito l'avrebbe dovuto convocare queste persone. Io mi auguro che l'abbia fatto, non mi risulta. Sicuramente Capaldo no, e lui ha detto è disponibile. Sicuramente Capaldo non l'hanno chiamato. Ancora più complicata la questione dei messaggi WhatsApp. In questi messaggi, inizio 2014, si parla, queste 2 persone parlano di questioni legate a Emanuela, di aver trovato documenti relativi a Emanuela. Dico, questa è una cosa gravissima. Qui bisogna avvisare, uno dei due dice, bisogna avvisare il comandante. Ma no, che scherzi. Papa Francesco dice di andare avanti, e frasi del tipo, ma vabbè, ma i tombaroli come li paghiamo? Quindi non possiamo pagarli così ufficialmente, no? Il cardinale Abril, perché parla del cardinale Abril, che in quel momento era responsabile della Basilica di Santa Maria Maggiore e presidente della commissione cardinalizia dello IOR, che era a conoscenza di questa situazione. Queste 2 persone in sostanza hanno fatto, era uscito fuori da lavori che hanno fatto, le 2 persone molto vicine a Papa Francesco, no? Era uscito che c'erano stati fatti dei lavori nel Camposanto Teutonico. Vi ricordate quella storia famosa delle tombe? Erano stati fatti dei lavori e queste 2 persone avevano scoperto in anticipo, diversi anni prima di noi, avevano fatto delle indagini e avevano scoperto che sotto queste 2 tombe c'era quella famosa stanza segreta che noi abbiamo scoperto solo quel giorno che abbiamo rotto le tombe per vedere chi c'era dentro, e si era scoperta quella stanza, no? Praticamente fanno capire questi messaggi che loro, e poi me l'hanno detto pure a voce, perché poi queste persone me l'hanno detto pure a voce, che sotto quella stanza è stato trovato qualcosa, una cassa con qualcosa dentro. Poi dicono, no, non sappiamo che c'era dentro, ma io sono sicuro che sapevano che c'era dentro, non si sa se c'erano documenti, comunque c'era un qualcosa legato a quello che è successo a Emanuela.
non so se c'erano le prove di quello che era successo, c'era qualcosa in quella cassa. E mi è stato detto, naturalmente cose che ho detto, che sa la Procura di Roma e sa la Procura Vaticana, che quella cassa, dice, una di due dice, mi è stata consegnata, perché è stata tirata fuori, e io l'ho portata a Santa Maria Maggiore, gliel'ho consegnata al Cardinale Aprile, perché è stata depositata sotto quelle stanze, una marea di stanze che stanno di cunicoli sotto Santa Maria Maggiore, messa al di là di un muro. Se vuoi la conferma di questo, ci devi chiedere, all'epoca, non più adesso, al ministro dei beni culturali Franceschini, che ci ha autorizzato a fare quei lavori. Anzi, questa persona ha detto, io sono andato insieme al ministro Franceschini a Santa Maria Maggiore. Adesso non dico che il ministro Franceschini fosse a conoscenza dei motivi, però questo basterebbe, come dire, a confermare, no? Che ci vuole a chiedere al ministro Franceschini, scusi, lei inizio 2014 per caso ha autorizzato dei lavori a Santa Maria Maggiore? Ci vorrebbe pochissimo, no? E se lui dice sì, l'ho autorizzato, e allora da lì parte un'indagine, si va a Santa Maria Maggiore, avrà delle planimetrie Franceschini dove c'è scritto, ecco, abbiamo autorizzato a fare questa stanza, tipo quella stanza fatta al Teutonico. Si va lì e si vede, no? Cioè, che ci vuole? Io non so se è stato convocato Franceschini, che è magari al di fuori di tutto, però informato su certi fatti. E questo darebbe attendibilità o meno a queste persone che mi hanno detto questa storia, no? Perché se Franceschini dice no, non è stato autorizzato niente, a Santa Maria Maggiore non è stato fatto nulla, vuol dire questa persona quantomeno mi ha detto una stupidaggine. E allora li dovete convocare e chiederlo. Ma ci stanno tantissime cose che si potrebbero fare e che non so per quale motivo non vogliono fare. Forse in Vaticano perché sanno che effettivamente è successo questo. E quindi dici, che facciamo? Andiamo a Santa Maria Maggiore a buttare giù un muro e a tirare fuori questa cassa? Cioè, sono queste le cose che io non riesco a capire, e sono queste le cose che pure una commissione parlamentare può portare avanti, perché una commissione parlamentare convoca subito Franceschini e dice, scusi, ma è vera questa storia? È vero che questa persona vi ha detto questo e sei andato con questa persona lì? Cioè, può cambiare tutto. Per questo dico che ci stanno tanti fatti, tante situazioni che potrebbero veramente farci fare dei passi avanti importanti verso questa storia. Adesso, per dire, no? Allora, no, questi sono tutti i nomi, e poi naturalmente dall'altro anno se ne sono aggiunti altri, Metti il microfono. E questa è quella presentata a Tidi, tutto il memoriale, perché a Tidi abbiamo presentato tutto il memoriale, l'abbiamo fatta apposta, proprio per dire, oddio, mi dovessi dimenticare qualcosa quando sto là dentro, presentiamo un memoriale, lui se l'è letto tutto davanti a me, perché ha fatto uscire l'avvocato, ero io solo con loro, video registrato, abbiamo letto tutto il memoriale, lui l'ha letto ad alta voce, l'ha firmato, una copia a noi, una copia a lui. E queste sono le persone, ma io ripeto, queste persone, ovviamente tutte queste persone secondo noi sono responsabili, però è persone che abbiamo chiesto, questa potrebbe essere ascoltata perché magari potrebbe sapere delle cose, no? E io adesso le leggo e vi spiego le motivazioni per cui abbiamo dato questi nomi. Vabbè, il primo è Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Battista Re, che è una persona importantissima all'interno del Vaticano. Io sono convinto che lui sia a conoscenza di tante cose. Lui all'epoca era assessore della Segreteria di Stato e stava spesso a casa nostra. Me lo ricordo, si metteva lì in cucina, pure con mia madre, veniva, perché era, diciamo, tra virgolette, un amico di famiglia, un amico di mio padre, quindi dalla Segreteria di Stato, veniva a capire com'era la situazione, che cosa succedeva. Era quel periodo molto caotico delle telefonate dei presunti rapitori, dello scambio con Aliacciano, quindi lui era sempre molto presente. E io quando l'ho incontrato nel 2010, perché nel 2010 andai in Turchia, appena ho saputo che Aliacciano era stato liberato, gli è stata data la grazia nel 2000 in Italia, lui è tornato in Turchia a scontare altri 10 anni, poi uscito dal carcere, ho trovato delle persone, insomma sono riuscito ad andare in Turchia a parlare con lui, no? E lui una delle cose che mi ha detto è, guarda, vai dal Cardinale Giovanni Battista Re, perché lui ti va a aiutare, lui sa come stanno le cose, e se lui decide di aiutarti, ti aiuta, insieme a tante altre cose che mi ha detto. Vabbè. Io la prima cosa che ho fatto, sono andato dal Cardinale Giovanni Battista Re, gli ho telefonato, ho detto, posso venire, vorrei parlarle? Mi ha convocato subito, sono andato a casa sua. Gli ho raccontato questa cosa, lui ha alzato le spalle, tanto per dire, vabbè, ma che vuoi che ti dica? Sì, mi ricordo di questa storia di Emanuela, di tua sorella, no? Così, tua sorella. Sì, mi ricordo di questa cosa, ho letto sul giornale, di queste situazioni, poi di recente ho letto, si parla della una banda di criminali, della Magliana, si parla della banda dei criminali, ma ha parlato, cioè, così,
come se lui non sapesse niente, come se... E quando io gli ho detto, ma scusate, stava sempre a casa nostra, com'è possibile che dici io ho letto solo sui giornali? Ma lui ha detto, ma no, ma vedrà che sua sorella è stata presa perché non... Questo è il problema, ha detto, perché non volevano che Alia Ciao facesse i nomi delle persone che l'hanno comandato per l'attentato al Papa. L'ha detto così tanto per buttare una cosa, no? Poi dice, se ha delle notizie più importanti può venire quando vuole, però di queste cose. Perché io gli dissi chiaramente, guarda, io vengo qua perché Alia Ciao mi ha detto di venire da lei, perché mi ha detto che lei ha conoscenza di tante cose, lei e una serie di cardinali italiani soprattutto che stavano insieme al cardinal Casaroli, che all'epoca era segretario di Stato. Quindi per quel tipo di atteggiamento, per quella posizione di allontanarsi totalmente da questa vicenda, e per come il cardinal Re, per le conoscenze che ha, per i contatti che ha all'interno del Senato, delle scene che fa con certi senatori che poi dicono non voglio questa commissione, il cardinal Re sicuramente ha degli interessi a non far uscire la verità, di quello ne sono sicuro al 100%. So che tanto se lo convocano, figuriamoci se lo convoca Didi, che il cardinal Re davanti a Didi racconta tutto, figuriamoci. Però io spero che... La procura di Roma lo cercava già dalle rogatorie? Sì, era stato convocato all'epoca dalle rogatorie, perché sappiamo che un'altra delle storie, il Vaticano ha respinto sempre le rogatorie internazionali fatte dalla magistratura per ascoltare alcuni cardinali. Uno di quelli che volevano ascoltare era appunto il cardinal Re. Però queste rogatorie sono state respinte e quindi il cardinal Re non è stato mai ascoltato. E quindi sarebbe importante che lo ascoltino comunque. Poi l'altro è Monsignor Vicano, ora sì, Monsignor Vicano. È lui perché è la persona che ci ha detto tre anni fa, della prima telefonata, perché noi sapevamo che la prima telefonata ufficiale dei presunti rapitori fosse arrivata il 5 luglio, dopo il famoso appello del Papa del 3 luglio. Invece in realtà la primissima telefonata arrivata alla sala stampa vaticana è arrivata il 22 giugno tra le 8 e le 9, quando noi ancora stavamo a casa, aspettavamo che Emanuela tornasse a casa. Già era arrivata una telefonata alla sala stampa, cosa che hanno taciuto per anni. Ci è stato detto da Monsignor Vicano, erano lui e Monsignor Sandri, perché qua il Papa stava in Polonia, un viaggio trionfale, qui in Vaticano c'era Monsignor Vicano e Monsignor Sandri, che adesso è cardinale, e c'era il cardinal Silvestrini, che era una sorta di ministro degli esteri, diciamo, no? Dice, noi l'abbiamo detto subito a Silvestrini, però ha detto, vabbè, sarà uno scherzo, perché giustamente la famiglia non ha detto niente, e è finita lì. Ma poi si sono ben resi conto che non era uno scherzo, visto il dialogo che c'era in Vaticano, degli amici che venivano a casa nostra, che uscivamo. E io, la conferma di questo fatto è perché, ve l'ho raccontato già l'altra volta sicuramente, ma lo ripeto, è che la cosa che mi aveva sempre colpito, che Giovanni Paolo II stava in Polonia in un viaggio trionfale, e che mi dicono che la mattina del 23, quando noi ancora non avevamo fatto la denuncia, perché la sera prima non ce l'avevano accettata, la mattina non era stata fatta la denuncia ed era stato avvisato il Papa Giovanni Paolo II in Polonia di questo fatto, della scomparsa di Emanuela. Io mi sono sempre chiesto negli anni, ma scusa, non abbiamo fatto la denuncia e avvisano il Papa, che ha tutt'altri interessi in quel momento, in Polonia, quel viaggio importantissimo, tu avvisi il Papa per dire che la cittadina vaticana non è tornata a casa stanotte, che poteva essere successo qualunque cosa, si era addormentata, non lo so, non puoi, io ho sempre chiesto, è possibile che avvisano il Papa di questo? Adesso ho capito perché, perché loro poi quella notte si sono resi conto che era una cosa grave, si sono resi conto di questa telefonata, da lì è iniziata l'omertà è andata avanti fino al 5 luglio, perché il 5 luglio la prima telefonata dei presunti rapitori l'avevano negata a mio padre, perché hanno telefonato prima alla sala stampa a mezzogiorno e alle 2 a casa nostra. Mio padre poi ha sentito il cardinal Re, cioè all'epoca era Monsignore, e l'altro era segretario di Stato, e dire, guardate, mi è arrivata una telefonata di queste persone che chiedono lo scambio con una Alia Ciao, e mi hanno appena detto che già hanno parlato con la segreteria di Stato, con la sala stampa vaticana, siete stati avvisati. Gliel'hanno negato per tutto il giorno, ho detto no, qua non è arrivato assolutamente niente. Poi l'insistenza di mio padre, alla fine ha detto sì, ecco, sì, forse effettivamente è arrivata una chiamata, si capiva poco, però l'hanno ammesso la sera. Quindi se la prima telefonata è arrivata il primo giorno, figuriamoci quanti contatti possono essere stati con chiunque dal 22 giugno fino al 5 luglio, cose che hanno sempre negato, perché la loro volontà è quello, neghiamo,
poi vediamo. Ma cosa è successo in tutte le cose? Il silenzio, negare e poi ragionarci e capire che cosa fare. Mica no, è lunga, forse devo stringere i tempi dell'esplicazione. Vabbè, ah, l'altro è Sandri, però l'ho detto perché stava insieme a Viganò quando è arrivata questa telefonata alla sala stampa. L'altro è Bertone, il cardinal Bertone, che perché deve essere ascoltato? Perché era segretario di Stato quando c'è stato questo incontro tra i due commissari vaticani e il magistrato Cavaldo presso la procura, e ovviamente i due commissari vaticani, il comandante della gendarmeria Gianni e il suo vice Alessandrini, ovviamente queste persone non andavano di loro spontanea volontà, sono sempre laici e non è che possono prendere un'iniziativa, adesso andiamo in procura, no, l'hanno mandato l'entourage di Ratzinger, che era Monsignor Georg, e il segretario di Stato, che era il cardinal Bertone, quindi dovrebbe essere ascoltato in relazione a quel fatto che già è stato confermato da Monsignor Georg, perché Monsignor Georg ha confermato il fatto che quelle due persone sono andate in procura, ha omesso il fatto della questione legata a Emanuela, però ha ammesso che sono andate lì per altre questioni, le questioni legate alla tomba di De Pedis. Poi abbiamo il cardinal Angelo Becciu, che anche lui in quel periodo era sostituto e anche lui era a conoscenza di questo incontro con Cavaldo. Io lo considero sempre una cosa molto importante, e soprattutto perché una volta disse una frase a mia sorella: guardi che qua c'è un archivio, c'è l'archivio della segreteria di Stato, ma c'è un archivio molto più segreto, e da lì non uscirà mai niente. Cioè, queste parole del sostituto della segreteria di Stato. Capisco che Didi, anche se, oddio, adesso Becciu sta in una situazione, non so, però se convoca Becciu, non credo che Becciu dica sì, guardi, lì quello è l'archivio dove non uscirà mai nulla. Però dovrebbero farlo, dovrebbero trovare il coraggio di farlo. L'altro qua c'è la lista via dei cardinali. Il cardinale Santos Abril y Castillo, che è la persona che era a conoscenza dei famosi messaggi WhatsApp. Come ho detto prima, era presidente della commissione cardinalizia dello IOR ed era responsabile della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sarebbe stata portata quella famosa cassa riguardante Emanuela. Mi dicono che lui era presente addirittura quando è stata prelevata da sotto quella tomba, che ovvio sono cose che mi sono state dette. Però io a volte penso, certo, io non contrai tanti di mitomani, di persone che mi hanno detto delle falsità, però certo, se questi messaggi sono del 2014, quando io neanche conoscevo queste persone e parlavano di questo fatto, qualcosa di vero ci deve essere per forza in questa situazione. E il cardinale Abril rientra anche nei messaggi, parlano di lui. Uno dei due dice: il cardinale Abril ha detto che bisogna fare l'inventario delle cose che abbiamo trovato là dentro. Ci sono tanti riferimenti, ma soprattutto quello che mi hanno detto a voce, che io posso dimostrare che mi hanno detto a voce queste persone, del fatto di Franceschini, che sono andati lì a Santa Maria Maggiore a far fare dei lavori per portare questa roba. L'altro, un altro, Monsignor Giovanni Morandini, che pochi conoscono. Morandini è quello che disse a mio padre, all'inizio era successo da un mese la vicenda di Emanuela, perché lui aveva un parente molto molto stretto al Ministero degli Interni. Se guarda, è partita dal Ministero degli Interni, tramite la Presidenza del Consiglio, un invito tra lo Stato italiano e Santa Sede rispetto alla questione di Emanuela, a non aprire questa falla che difficilmente si potrà mai chiudere. E questo è un mese dopo la scomparsa di Emanuela. Cioè, tra Stato italiano e Santa Sede c'era questo invito a non aprire una falla. E qui un'altra delle cose che la Commissione può fare: chi c'era all'epoca, per quali motivi è stata detta questa cosa. Ma quella è una cosa importante, perché vuol dire che quantomeno intuivano o sapevano cosa poteva esserci sotto. Vi ricordo che la politica all'epoca era diversa da adesso, per questo io sono contento dell'atteggiamento attuale, anche se c'è qualcuno che ancora cerca di frenare, però è diverso. Cioè, all'epoca la politica stava proprio così col Vaticano. Cioè, voi non sapete, io lavoravo a IOR, quanti politici c'erano contro lo IOR in Vaticano, cassette di sicurezza e anche quanti mafiosi E voglio dire, quindi un politico, quando io chiedevo mi dà una mano, no c'è Vaticano in mezzo, non mi piccio di credo, che poi tutti quei conti che avevo non erano intestati a il senatore Tizio Caio, erano intestati Fondo Sant'Antonio, Fondo San Casimiro, Fondo. Però c'era una marea, c'erano dei legami pazzeschi, altrimenti c'era la cassetta di sicurezza là dentro. Quindi ovvio c'erano dei legami fortissimi, e quindi all'epoca sicuramente
non avrebbero mai avuto questo tipo di atteggiamento. Quindi da quel punto di vista le cose sono cambiate. Randini. Ah, Morandini, ecco Morandini, questa cosa che disse, sì, disse questa cosa appunto che di questa situazione, e per questo dovrebbe essere ascoltato. Io ho cercato di intercettarlo, perché dopo che ho detto questa cosa a mio padre nel luglio, nell'agosto del 1983, sparì di circolazione. È stato spostato di nunziatura e nunziatura in tutte le parti del mondo, partito dall'Africa, Sud America, e solo qualche anno fa era ritornato in Italia. Lo contattai perché riuscì a avere il numero di casa, mi rispose la madre, che di questo abbiamo parlato con la madre, mi ha dato subito il cellulare, no? Lei convinta che avrebbe fatto piacere a Monsignor Morandini ricevere una mia chiamata. Sì. Io l'ho chiamato, è arrabbiatissimo, ancora con questa storia, io non c'entro niente, non voglio sapere niente, boom. Io gli avevo detto soltanto mi scusi, la saluto, si ricorda, sono Piero Orlandi, quando lei veniva a casa nostra. È stato freddissimo, attaccato tra la faccia e non c'è stato più motivo di rintracciarlo. Loro possono rintracciarlo e chiedergli motivazione, chiedergli come mai disse questa cosa ad Ercole Orlandi sull'invito da parte della Presidenza del Consiglio a non aprire una falla. Quindi ci sarebbero motivi. Pagina 2. Ah, questi due, eccoli, questa coppia di monsignori, di nomi difficili, che adesso sono cardinali, all'epoca erano monsignori, cardinal Stanislav, questo è Giviz, avevo confuso altri due polacchi. Giviz sappiamo perché, era il segretario di motivo, sicuramente lui era a conoscenza di cose, e lui quello che disse quella famosa, fece quei racconti su Giovanni Paolo II, che quando l'ho ripetuto io mi hanno bombardato di fango. Ma è Giviz che nel suo libro del 2007 raccontò delle scappatelle, lui e Giovanni Paolo II, altri due monsignori polacchi, che se ne andavano giù al lago a Castel Gandolfo a mangiare una pizza e si stupivano del fatto che non erano riconosciuti. Anzi, racconta perfettamente come facevano a non farsi vedere ai gendarmi quando uscivano, da Castel Gandolfo pure. Dice, c'era un monsignore polacco che apriva il giornale verso il finestrino, Giovanni Paolo II si girava dall'altra parte, uscivamo. E tutti all'epoca a sorridere a questa cosa simpatica, Giovanni Paolo II usciva. L'ho ridetto io 2 o 3 anni fa, perché l'ho raccontato a Ditti, ma adesso vi spiego i motivi perché l'ho raccontato, e sapete il fango che mi è arrivato addosso? Non puoi dire queste cose, mi hanno attribuito addirittura le frasi di quel famoso Neroni che parla di Giovanni Paolo II nel famoso audio, che dice delle cose pesanti su Giovanni Paolo II. E lì ho trovato, devo dire la verità, certo, prima ho lodato molta stampa che mi ha sempre aiutato, in quel caso c'è stata molta stampa che è stata, come dire, asservita a quegli ambienti, ha detto le peggiori cose, virgolettate frasi mie mai dette, pesantissime, cose che non avrei mai detto, non mi sarei mai permesso di dire. E quello però perché è stato fatto? Perché è servito, poi subito il Senato si è fermato, poi il Senato me l'hanno ammesso, in effetti lo stop c'è stato per questa questione di votivo. E il 9 novembre, quando quel senatore si è alzato, ha detto la prima cosa che io farò parte di questa commissione per vigilare che non si tocchino i santi, era riferito sempre a questa questione, che è un po' stancante veramente. Comunque sia, quindi dovrebbe essere ascoltato Giviz. Io ho sempre cercato di incontrarlo, perché lui sta in Polonia, però intanto viene alla casa polacca che sta sulla Cassia, mi ha sempre evitato, perché ogni volta che chiamavo mi ha sempre detto no, sta in riunione, sta in consiglio, è appena uscito, rientra più tardi, poi quando chiama è appena partito, e quindi non sono mai riuscito ad incontrarlo. Io mi auguro che la Procura Vaticana riesca a convocarlo e farsi dire qualcosa, sempre se c'è la buona volontà a fare le cose importanti. L'altro che dovrebbe essere ascoltato, sempre come persona che potrebbe essere informata su alcune cose, è il Cardinal Cabongo, che era il secondo segretario di Wojtyła, che mi hanno detto che stava veramente in stretti rapporti, e dice se c'è stato qualcosa, e Wojtyła sapeva qualcosa, la sapeva anche Cabongo sicuramente, perché è una persona molto vicina. Quindi io non dico di essere convocato per qualche motivo grave, ma perché persona che potrebbe dare delle informazioni dell'epoca. Poi l'altro, questo è un trio, però purtroppo, perché il tempo è nemico della verità, uno è morto, era il cardinale Joseph Tonco, che non c'è più. Gli altri due, il cardinale italiano Salvatore De Giorgi e l'altro il cardinale Julian Herranz, insieme a Tonco, erano stati incaricati da Benedetto XVI di creare quel famoso memoriale, quel famoso librone di 300 pagine legato soprattutto allo scandalo Vatilix, a tutta una serie di scandali legati al Vaticano, e molte persone mi dicono che all'interno di questo volume c'era anche la questione legata ad Emanuela.
siccome questi tre cardinali hanno consegnato questo lume solo a Ratzinger, non l'ha letto nessuno, e Ratzinger l'ha consegnato solo a Papa Francesco, quindi teoricamente sono questi due cardinali, Ratzinger, che no, vabbè, non c'è più, quindi questi due cardinali, Papa Francesco a conoscenza di quello che c'era in quel libro. Io ho provato a chiamare, l'ho raccontato anche altra volta, il cardinale De Giorgi, proprio perché sapevo che lui ha scritto questo memoriale, magari mi poteva dare una mano. L'ho chiamato, stesso discorso, sono Pietro Orlandi, mi farebbe piacere incontrarla. Ma io che posso, io non ti posso dire niente, io non so assolutamente niente. Vai da persone che sicuramente sono, mirando il Vaticano, sono più informate di me, quindi già dava, scaricava su qualcun altro. E ho detto, no, ma io vorrei soltanto incontrarla, mi farebbe piacere parlare con qualcuno di questo fatto, magari un aiuto. Dice, ma io non potrei, guarda che in questo momento sto, e lui stava, non so se è di Palermo, comunque stava giù in Sicilia, non posso perché non sto neanche a Roma. Era agitatissimo, lui era un cardinale, io non sono nessuno, dovrebbe essere il contrario, lui era veramente in ansia a voler chiudere. E quando mi dice questa frase, io non sto neanche a Roma, e io lo chiamavo al fisso di casa, non lo chiamavo al cellulare, aveva la Porta Angelica davanti a Porta Sant'Anna. Però ti fa capire che una personalità come questo cardinale, perché è una persona importante, che è agitato solo a nominare Emanuela o dire vorrei incontrarla, ti fa capire tante cose. Bastava dire sì, vieni, poi chiedi altre cose, no, guardi, in quel memoriale non c'è assolutamente nulla. Poi magari anche se non era vero, bastava pochissimo, no? E invece niente, c'è quest'ansia, quell'ansia che incontro sempre quando incontro qualcuno in Vaticano, quando vado da mia madre che sta, abita lì nella stessa casa, e che quelle persone che quando mi incontrano e saluto e mi guardano, si guardano intorno, che vogliono tagliare corto per paura che qualcuno altro, sta con Orlandi, perché sta con Orlandi, che cosa gli ha detto, che cosa gli hai detto, cioè siamo a questi livelli. E questa è assurda, questa situazione, ma succede. Poi c'è tante persone, io vado in Vaticano, ci stanno tante persone, brave persone in Vaticano ci stanno anche, che mi appoggiano, che magari ogni tanto parlo, molti laici, molti gendarmi pure, che conosco, che qualche impiegati, però c'hanno sempre quella paura, gli impiegati mi dispiace, perché loro mi fanno capire, no, forse è meglio evitare, capito? E questa è la cosa, guarda, quando c'è stata una delle prime manifestazioni a Santa Pollinare, quella famosa quando ci furono i gendarmi che scattavano le foto, da quel momento molti impiegati del Vaticano che io non sono più venuti, mi hanno detto chiaramente no, perché magari fanno una foto lì, poi magari lo avvi al direttore che sono venuto, dice perché sei andato. Cioè sono queste le cose che veramente, cioè, mi lasciano così. Io certe volte, mo è una parentesi, Manuele aveva tanti amici dentro al Vaticano. Io dico, ne vedo pochissime qua quando faccio incontri e manifestazioni. Ne vedo proprio quei due o tre. Cioè gli altri non li vedo più. C'è stata un'amica, neanche mi va di fare il nome, un'amica molto intima di Emanuela, molto vicina a Emanuela agli anni, che di recente, perché siccome una giornalista mi ha chiesto di, cioè volevi fare un, non mi ricordo che giornale era, però vorrei parlare con un'amica di Emanuela perché mi piacerebbe fare un articolo, non di indagine, ma sul ricordo di Emanuela, cioè, io ho chiamato sta ragazza perché è un'amica. E questa ha risposto, no, guarda Piero, rischio di no, non vorrei che, non voglio far sapere il tuo lavoro che era un'amica di Emanuela. Cioè, mi sembrava quello che rinnega, sai, San Pietro quando rinnega accanto. Cioè, a me mi è dispiaciuto tantissimo. Cioè, la paura di dire che era un'amica di Emanuela. Ma non è che fosse stata Emanuela il capo mafia e dice non voglio far sapere che era un'amica mia. Cioè, è una cosa brutta. E lei non l'ha voluto fare. Dico, Piero, scusami, io ce l'ho sempre nel cuore Emanuela, però... sai qua nell'ambiente del lavoro, poi se stanno che sono amica di Emanuela, preferisco di no. Cioè ha negato di essere un'amicizia, l'amicizia non è. E quello mi dispiace perché loro potevano dare un contributo perché erano persone che stavano sempre vicine a Emanuela. C'era mia sorella Cristina che era piccola, a 13 anni, che era l'ombra di Emanuela, viveva attaccata a Emanuela. È incomprensibile, sì, ma no, queste ragazze sono state ascoltate dalla procura, però è incomprensibile l'atteggiamento, cioè negare un'amicizia. C'è la paura. No, sì, l'ha ammesso proprio, dice poi qua dove lavora lei credo che lavori in un ambiente, lei scrive, non so sinceramente quale giornale, però nel suo ambiente di lavoro che io fossi un'amica, non, poi me ne dicono troppe, preferisco di no. Questa è stata la cosa, vabbè. E comunque sia, De Giorgi è un'altra persona che dovrebbe essere ascoltata, insieme agli altri due.
adesso arrivano i due monsignor polacchi di cui prima, e sono monsignor Joseph Kowalewski, per nome difficile, e monsignor Tadeusz Rakowski. Io questi nomi quando li ho dati a Didi, e Didi mi ha detto: e perché questi due? Io ho detto: no, perché questi sono due amici molto intimi di Wojtyła, di quando prima di diventare papa, e sono sempre stati con lui. Siccome sono vivi, sarebbe importante ascoltarli, perché magari possono dire qualcosa. All'epoca sicuramente avranno parlato con Giovanni Paolo II rispetto a questa storia di Emanuela, no? Non sono stati mai ascoltati, sarebbe una cosa importante. E lui mi ha detto: scusa, te che ne sai, perché sono amici intimi di Wojtyła? Io ho guardato tutti e otto quelli che mi stavano davanti, cioè Didi, l'altro magistrato, il capo della gendarmeria, il vice del vice, c'erano otto persone. Io ho detto: ma come? Lo sapete tutti, Giovanni Paolo II più di una volta se ne usciva la sera con questi due monsignori. Ah no, no, noi non sappiamo niente di questo fatto, tu l'hai saputo, chi te l'ha detto? Ma io non l'ho presa in quel momento come una cosa importante, ho detto: vabbè, è una cosa che si sa. Ma è ovvio che la prima volta io quella cosa l'avevo letta dalle parole del Cardinal Giwitz, che l'aveva scritta in un libro. E non solo, perché io poi mi sono documentato nel tempo, c'è chi dice di peggio: il direttore delle Ville Pontificie, adesso non mi ricordo il nome, fu intervistato qualche anno fa, e lui di papi ne aveva seguiti tre, mi sembra, lì a Castel Gandolfo, e quindi gli hanno fatto ricordare degli aneddoti legati ai vari papi. Quando sai Giovanni Paolo II, lui ha detto tranquillamente: io Giovanni Paolo II era un casino, usciva a qualsiasi ora della notte, si metteva un mantello lì, un cappello, e se ne andava in giro da solo pure. Cioè, se io avessi detto una cosa del genere, cioè non so che cosa mi avrebbero fatto all'epoca. E invece l'ha detta lui, è stato i sorrisi, no? Ah, simpatico, usciva la sera. Quindi voglio dire, non ho detto delle cose assurde, io non volevo, a me non mi interessa niente dove andava e che faceva Giovanni Paolo II la sera quando usciva, seppure se si faceva una passeggiata al chiaro di luna. Io l'ho soltanto detto perché era importante ascoltare questi due monsignori che potevano aver sentito o saputo qualche cosa. E io mi auguro che li ascoltino, perché lui, loro veramente erano amici stretti, che è una cosa normale, prima che diventasse papa. Quindi è normale che se ci fosse stato qualcosa rispetto alla scomparsa di Emanuela, qualcosa loro avranno sicuramente sentito. E vabbè, invece questa cosa è stata presa a pretesto per creare quel gran casino che è successo dopo. Pietro accusa Giovanni Paolo II, Pietro, perché io a Didi, tra l'altro, diedi anche la famosa cassetta di Marcello Neroni, che è inserito, diciamo, nella lista, però lo stesso Didi mi disse: sarà importante ascoltarlo, perché io gli feci ascoltare tutta l'audiocassetta senza bip. Però no, certo, noi siamo Stato Vaticano, dovremmo chiedere una rogatoria, chiederò l'aiuto a Lovoi, il capo della Procura di Roma, affinché lui lo ascolti e poi riferisca a noi. Quindi loro quella cosa l'hanno presa come un documento, gli do questa audiocassetta, che non è la mia, non ho detto io quelle parole. Poi, siccome è una cassetta che circola, questa persona dice delle cose pesanti su Giovanni Paolo II, ma io ho detto soprattutto perché questa persona nomina Emanuela. Se non nomina Emanuela, non c'era motivo. Siccome nomina Emanuela, voi avete aperto un'inchiesta su Emanuela, io vi consegno questa autocassetta. Poi sta a voi capire chi era questo, se era un matto, se non dice la verità. No, non dipende da me. E loro l'hanno presa in quel modo. Io poi, ovviamente, preso da questa euforia, da questo verbale, questo interrogatorio, che sono stato contentissimo, che raccontavo com'era andata, perché Titi mi ha detto: sì, non metto neanche il segreto istruttorio, puoi raccontare quello che vuoi. Io ovviamente non ho raccontato quello che volevo, non dissi i nomi di nessuno, però dissi questa cosa dei monsignori, di Giovanni Paolo II, dissi: usciva la sera, certo non andava a benedire le case. Questa famosa frase che se Giwitz dice andavano in pizzeria o andavano a fare le passeggiate al lago, mi sembra ovvio che non andava a benedire le case, no? Poi uno la può interpretare come vuole, però da lì, a partire quel massacro che c'è stato, che io ho letto dei virgolettati su giornali pure importanti: Pietro accusa Giovanni Paolo II, virgolette, usciva la notte e andava a ragazzine, cioè cosa che non mi sarei neanche mai permesso di dire. Poi è inutile poi smettere, io questo non l'ho mai detto, però quando sapete benissimo che quando la notizia esce, comunque sia, è partita l'insinuazione. Poi puoi cercare di giustificarti come vuoi, ma ormai quell'insinuazione è partita. E questo è stato pesante per il Senato, come ripeto, perché tuttora c'è ancora gente che fa riferimento che non si toccano i santi, eccetera, eccetera. E quindi queste due persone io credo che sia importante che siano ascoltate. Poi, guardate.
Via 2. Oddio, troppo fuori. Dovrebbe essere 3. Ah, Taddeus, questo qua, vabbè. Eccolo. Vabbè, questo l'avete visto che è il Monsignor Vergari, che mi sembra una cosa normale che sia ascoltato per tante situazioni, per le intercettazioni che aveva con la moglie di De Petis, quando lui dice, ma io l'ho conosciuto nel 78, la moglie per telefono dice, no, ti sbagli, tu l'hai conosciuto dopo il tradimento di Emanuela. Lui, ma io l'ho conosciuto, no, perché lei sapeva benissimo di essere intercettata, no? No, tu l'hai conosciuto dopo, cerca di ricordarti bene. Ah, forse sì, l'ho conosciuto la prima volta dopo. Lui invece l'ha conosciuto nel 78, il 78 in carcere. Ma questo è solo un particolare, sappiamo Vergari è stato indagato per concorso in sequestro, sappiamo benissimo cosa è successo, con la tomba, le cose che ha detto. Quindi mi sembra una cosa logica che debba essere ascoltato per l'ennesima volta prima, come dire, che passi a miglior vita anche lui, perché purtroppo. No, però io questo qua è il memoriale che ho dato a Divi, ma l'ho dato anche alla Procura di Roma, perché la Procura di Roma può ascoltare voi in cardinale, eh? Poi se il cardinale dice no, mi oppongo, devi fare richiesta ufficiale, rogatoria, va bene, però teoricamente la Commissione può ascoltare anche persone del Vaticano, può convocare un cardinale. Infatti teoricamente Didi, promotore di giustizia, vabbè, lui è cittadino italiano, quindi l'ha convocato, ma anche se fosse stato un cardinale la Commissione lo può convocare. Poi sta il cardinale a dire vengo o non vengo. Quanti Monsignor Salerno, sono stati Monsignori che sono stati ascoltati alla procura e sono andati senza bisogno di rogatoria internazionale. L'altro è il segretario di Ratzinger, l'altro nome, perché ovviamente lui è coinvolto, è a conoscenza del famoso incontro tra i due emissari vaticani e il magistrato, visto che era lui che faceva da riferimento tra Gianni e il magistrato, no? Era lui, quando Gianni diceva magistrato le faremo sapere, perché tornava dal cardinal Bertone o da Monsignor Gheorghe, e il Monsignor Gheorghe l'ha ammesso questo fatto, quindi sarebbe da approfondire, perché lui ha ammesso, poi pubblicamente però l'ha negato, ha detto sì c'è questo fascicolo che sta in segreteria di Stato, però pubblicamente dice no, non c'è nessun fascicolo. Quindi l'altro è una persona che sicuramente non avete mai sentito, è Monsignor Peter Wells. Vabbè, è una persona che nel 2000, per un fatto particolare, perché lui è stato presente, una cosa che è uscita di recente, nel 2012, mentre succedeva quel gran caos tra il magistrato, i due missari, la tomba di De Petis, l'insegnante di musica di Emanuela, Monsignor Miserax, fu ascoltato in Vaticano dal comandante della gendarmeria e era presente anche questo Monsignor Wells della Segreteria di Stato, e non si è saputo perché, cioè Monsignor Miserax, che era il responsabile del coro, cioè l'ultima lezione Emanuela ce l'ha avuta con lui, e non si è capito le motivazioni di questo interrogatorio in quel periodo particolare nel 2012, perché per convocare questo Monsignore vuol dire che ne erano a conoscenza la Segreteria di Stato o il Papa per convocare questa persona, però non si è mai capito perché. Quindi sarebbe cosa buona e giusta ascoltare questo Monsignor Wells, che era lì presente, per dirgli come mai è stato convocato Monsignor Miserax in riferimento a questa storia. Quindi di lavoro ce ne avrebbe da fare. Qualcuno, guardi, questa lista l'avevamo presentata già qualche anno fa al comandante della gendarmeria, qualcuno si è perso, stava facendo, però diciamo, maestro, non lo so, forse il più anche può essere il cardinale Giovanni Battista Re, che ha 87 anni, mi sembra. 89. Però guardi, le assicuro che il cardinale 82enne sta ancora in pienissima forma, quindi no, è così. Quindi questi sono nomi di persone che possono essere ascoltate, Guarda, lui sta in salotto, capito? Poi naturalmente il dottor Gianni e il dottor Alessandrini dovrebbero essere ascoltati, comandante e vicecomandante della gendarmeria, perché sono le persone che sono andate in procura, quindi potrebbero confermare o meno questa situazione. Peccato che quel giorno a questi incontri, oltre al magistrato Capaldo, c'era presente anche l'altro magistrato che si occupava dell'inchiesta, la dottoressa Maisto, che era una testimone importante, perché avrebbe potuto testimoniare, no?
di questi incontri, che noi abbiamo insistito scrivendo alla procura, ma l'avete ascoltata, l'avete ascoltata, l'avete ascoltata, non l'hanno ascoltata, poveretta, lei è morta pochi mesi fa, e non l'hanno ascoltata, e quella poteva essere veramente la testimone e confermare quell'incontro. Quindi adesso si basano soltanto sulle parole di Capaldo, perché sicuramente Gianni diranno siamo andati, ma negheranno tutta la storia della questione Emanuela, sono sicuro. Io mi auguro sempre ci sia un ricurgito di coscienza, che davanti a un procuratore, perché loro sono italiani, possono essere convocati anche dalla procura, raccontino veramente i fatti come stanno e non si appellino come qualcuno che si appella ancora al segreto pontificio. Sono persone che nella lista che si appellano al segreto pontificio, che è una parola che non dovrebbe esistere, lo dice anche le famose parole di Gesù Cristo, no? Non c'è nessun segreto che non debba essere rivelato, lo dice nel Vangelo. Eppure la parola segreto è una parola che va fortissimo in Vaticano, segreto pontificio, l'archivio segreto, l'archivio super segreto, e questo non ci deve fare. Quindi questo è l'altro appello che faccio a Papa Francesco: tolga il segreto pontificio a certe persone, perché se la persona dice sì però io ho il segreto pontificio, quindi vuol dire che nascondi qualcosa, no? Vuol dire che senza segreto pontificio potresti dire qualcosa. Ecco, cominciamo da queste piccole cose, anche se è una cosa assurda che ci siano persone che mi dicono ho il segreto pontificio, però Papa Francesco, che ha voluto questa inchiesta, cominciasse da queste cose. Chiamate quella persona, gli togli il segreto pontificio e dicesse quello che sa. Perché sennò veramente si continua quella situazione che scrissi in quel manifesto, che non so se è stato aperto, perché non è stato aperto. Uno striscione lungo dove sono i tre papi e con scritto sotto il silenzio li ha resi complici, perché è così. Questa è una frase che disse una volta Papa Francesco, Papa Francesco durante un'udienza, una volta disse non in relazione a Emanuela, parlando in generale, disse poi se ci sono persone che sanno le cose, le nascondono e non parlano, si rendono complici. E quindi io sono stato autorizzato a dire questa frase, si rendono complici. Quindi se anche Papa Francesco, che è la persona che in questo momento a livello di papi può aiutarci, dica di chiamare queste persone, gli toglie il segreto pontificio, e sappiamo che stanno. Poi magari sono l'ennesimo mitomane che non sa niente, però è una cosa, se vogliamo veramente arrivare alla verità e se loro vogliono pulirsi la coscienza, perché io lo dico sempre, qualunque cosa sia successa, a questo punto penso che sia qualcosa di veramente tremendo, se per 40 anni uno Stato come il Vaticano, appoggiato negli anni da uno Stato italiano, continua a tenere occultato, vuol dire che c'è qualcosa di veramente tremendo. Poi per quanto possa essere tremenda questa cosa, il fatto che loro a un certo punto dicano le cose stanno così e si liberano di questa cosa pesantissima, certo magari il perdono da parte mia, però chi è le persone molto veri potrebbero in qualche modo accettare questa cosa, per dire hanno capito. Appunto sono persone magari che non c'entrano niente, no? Papa Francesco non credo una responsabilità sul rapimento, quindi non c'entra niente, però il fatto di ammettere una colpevolezza di un certo ambiente le aiuterebbe a ripulirsi in qualche modo, e quindi quell'ambiente, ma anche la Chiesa stessa potrebbe ripartire, perché loro non si rendono conto che i fedeli si stanno allontanando. Un gesto del genere secondo me sarebbe apprezzato, anche se va a ledere pesantemente l'immagine di certi personaggi, di certe persone, però li aiuterebbe, perché io dico sempre, perché se la verità, perché prima o poi uscirà, perché se la verità esce da noi prima che da loro, io la vedo dura, perché vuol dire che fino all'ultimo istante, fino all'ultimo secondo, hanno seguito gli insegnamenti di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, che si sono portati nella tomba quelle cose che sapevano. E quindi questo è sempre l'appello che faccio loro. Scusa Pietro, io vorrei fare un passo indietro. Vorrei fare un passo indietro sul tuo discorso. Il fatto che Papa Francesco abbia dichiarato che vuole essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, è probabile che in quel momento, quando sarà, si aprirà la famosa stanza. No, ti chiedevano adesso, siccome Papa Francesco ha chiesto di essere sepolto non in Vaticano quando morirà, ma a Santa Maria Maggiore. Fa pensare molto. Sì, cioè fa pensare che non voglia essere seppellito in Vaticano. Quello fa pensare. No, Santa Maria Maggiore, certo, io perché la penso, perché so che ci sono questi legami, dico magari cerco sempre di legare
le situazioni, però non è una stanza comune quella, perché da quando vi hanno detto ci sono dei sotterranei sotto Santa Maria del Giorno, una parte aperta al pubblico e una parte non aperta al pubblico. Appunto, non lo vedrà nessuno e non so, probabilmente verrà, come si dice, l'autorizzazione che aveva dato Franceschini. No, Franceschini aspetta, Franceschini ha dato l'autorizzazione per, da quanto l'ho detto, a tirare su un muro. Capito? Per chiudere un ambiente, capito? Per chiudere una zona. Però certo, questo ognuno sceglie dove vuole. No, ma con il fatto che un Papa non voglia essere seppellito a San Pietro come tutti gli altri Papi. Però. Vabbè. Alessandrini, vabbè, Alessandrini è il vice di, era il vice di Gianni, che non è una persona qualunque. Lui conosceva Emanuela, perché lui lo conosceva, perché lui stava all'epoca di Emanuela. E io l'ho detto pure a Gianni una volta, oh, non c'è possibilità, perché ogni volta chiedevo di incontrare Gianni, Gianni il comandante della gendarmeria, Gianni mi diceva sempre, ma aspettiamo che deve arrivare Alessandrini. Cioè, quindi Alessandrini è sempre stata una figura presente. E devo dire la verità, c'è anche un monsignore che l'accusa, quello del monsignore fa parte della lista, che io non si rido, ascoltatelo, perché questo monsignore dice, io sono sicuro al 100% che Alessandrini ha avuto un ruolo nel rapimento di Emanuela, lo dice lui, e io voglio che questa persona si ascolta. Monsignor Balda, una persona anche vicina a Papa Francesco, ha detto che secondo lui Alessandrini ha avuto un ruolo nel rapimento, quindi se lui viene convocato, non so se sia già stato convocato, se viene convocato voglio che spieghi questa cosa, magari è soltanto perché lui gli sta antipatico Alessandrini, perché ne sono successe di queste cose, le lettere che mi sono arrivate che accusano Tizio, Caio, poi soltanto perché magari ce l'ha con Tizio, quindi quel giorno stava, però sono tutte cose che vanno verificate. Cioè c'è un monsignore che stava a un livello molto alto, stava in un ufficio importante vicino a Papa Francesco, che fa delle affermazioni, ha fatto delle affermazioni pesanti sul vicecomandante. Cioè, non è una persona che sicuramente ha avuto un ruolo. Vuole dire, se uno si permette di dire una cosa del genere, non è che uno può passare di cefalo, l'avrà detto così. Convocatelo, perché finché lo dice a me che posso fare? Convocatelo e chiedergli perché accusi quella persona. Mi metti a confronto, metto a confronto anche a me, e io posso dire sì, me l'ha detto lui. Vabbè. Posso dire una cosa? Io. Cioè, a me ha colpito di recente la morte un po' strana di Andrea Purgatori, però siccome è stato quello che con ciò che ha fatto vedere su Netflix ha di nuovo smosso le acque, sì, può darsi però pure che era vicino alla verità e magari andando a vedere i suoi lavori si può arrivare a qualcosa di concreto. Non voglio arrivare a pensare a una cosa del genere. Non sono meriti di Andrea. Però non voglio neanche pensare a una cosa del genere, perché mi sembra talmente assurda. E sai quante persone sarebbero dovute morire fino adesso se fosse stato quello il motivo? Dimmi. Sei consapevole del fatto che in un modo o nell'altro stai facendo la rivoluzione? No. Eh sì. Avere il coraggio di fare certe cose sarebbe una rivoluzione. Eh no, cioè nel senso io penso che tu, cioè nel senso, sappia che in un modo o nell'altro la verità su Emanuela è la verità sul mondo, in un modo o nell'altro, cioè nel senso, quando ti riferisci al vaso di Pandora ti riferisci, sì, a quello. Certo. Stai facendo una rivoluzione. Speriamo di riuscire a svuotare quel vaso. Dovrebbe svuotare quel vaso e poi si dovrà ricominciare. E c'è questa speranza dove la vedo? Quando vado nelle scuole. Perché mi invitano le scuole, nelle università, no? Ma invitano proprio i ragazzi della scuola. Lei ti ha visto la Federica II. No, a Napoli, quando sono all'università. E guarda, quella è una cosa bellissima, perché quando i ragazzi dicono anche di un'assemblea di classe, dedicarla a questa storia, e quindi parlo due ore pesantemente, come parlo adesso, no? E quindi c'è l'ascolto da parte di giovani, che sia all'università ma anche dei licei, di 15 anni, l'età di Emanuela, che poi fanno tantissime domande, che percepiscono e sentono questo senso di giustizia. I messaggi che mi arrivano, pure ieri mi sono arrivati messaggi da due 14 anni, con una maturità enorme,
dice sono dispiaciuto che non posso venire, ho insistito con mia madre ma purtroppo non posso venire, di fuori Roma, ma questa giustizia dovrà trionfare. Cioè quando lo senti da un 14enne, cioè da ragazzi giovani che hanno veramente un senso di giustizia diverso, veramente dico le cose possono cambiare e quel vaso di Pandora si può svuotare prima o poi, magari non lo vedremo noi svuotato, lo vedranno loro, però bisogna partire sempre da qualcosa, da qualcuno. E io mi auguro sempre che questi ragazzi che li vedo così presi, perché alla fine quando vanno per due ore può essere pesante, ma li vedo che neanche prendono un cellulare e alla fine vogliono continuare a fare domande o cose o dubbi, vuol dire che veramente c'è una speranza di cambiamento. Loro secondo me sono lo spartiacque da quello che è stata una generazione a quella futura, e siccome le cose non si possono cambiare da oggi a domani, è veramente la speranza di un cambiamento che ci deve essere. La giustizia, io dico, la giustizia non deve essere più considerata un'utopia, e la frase che dico sempre è che verità e giustizia sono principi fondamentali di ogni Stato che si reputa civile. Se mancano quei principi, lo Stato non si può reputare civile. Quindi voglio sempre combattere per i nostri diritti, qualunque diritto, il diritto alla verità e alla giustizia, il diritto sacrosanto che nessuno potrà mai toglierci. Neanche le persone che sono su questa lista. Neanche le persone che sono su questa lista. Soprattutto. Andiamo avanti. Vabbè, questo è un nome di una persona che mi dispiace neanche farlo, anche se l'ho comunicato, perché conosco i figli e quindi non voglio metterli in una situazione, perché questa persona c'entra assolutamente nulla. Però è la persona che mi disse, mi raccontò riguardo alla pedofilia in Vaticano. Quel racconto che mi fece, lo incontrai qualche anno fa, pochi anni fa, mi disse, tu una brava persona, devo dire, perché io lo conosco, ma di quelle persone fedeli vaticanensi, come posso dire, che per loro è quello, la difesa d'oltranza, ma in buona fede, che mi disse, però te Pietro ce l'hai sempre col Vaticano, insisti col Vaticano, accusi a destra, assista, ma il Vaticano non c'entra niente, noi poco come gendarmeria, noi ci siamo dati subito da fare, abbiamo saputo di questa cosa. Mi dice, che avete fatto? Perché a me non mi risulta. Dice, ma come? Noi, a figura di parola, la conoscevamo, era una bambina, insomma, la vediamo sempre lì, diciamo noi la gendarmeria fosse vicino a casa nostra. Gli ho detto, che avete fatto? Ma noi siamo andati subito con la foto di Emanuela, da quei 3-4 cardinali che sapevamo, che quei ragazzine, poi stiamo parlando dell'83, quando neanche si poteva nominare pedofilia della Chiesa, cioè non esisteva nel parlare comune, e mi dicono, le abbiamo fatto vedere questa foto. Quindi immaginate, la gendarmeria che va dai cardinali, dice, voi avete fatto qualcosa a sta ragazza? E poi ha detto, Pietro, ti assicuro che l'hanno vista bene, mi hanno detto no, mai vista. Me l'ha detta come giustificazione, come dire, quindi stai tranquillo, non mi hanno fatto niente. Ma c'è una cosa che non riesco neanche a dare parole, considerando che siamo nell'83, ripeto, che non è oggi, che si parla pure della pedofilia, ma sarebbe pesante pure oggi, nell'83, che questi cardinali si devono rivelare alla gendarmeria, sapendo che loro fanno delle cose con ragazzini e ragazzine, se la guardano pure la foto e dicono no. Cioè, perché la pedofilia purtroppo è considerata un vizio, non è considerato un reato, forse il reato più grave che possa commettere l'essere umano, è considerata un vizio. E se era un vizio per i cardinali può essere un vizio per tutti. E se i gendarmi ringraziano, grazie allora, e se ne vanno sapendo che loro non avevano fatto nulla a Emanuela, ma sapendo che erano persone che comunque facevano, ma fatto così, sai, con ragazzine, con una normalità. Ma dici un'altra cosa, una volta ho incontrato un monsignore, questa non l'ho mai detta, cosa? Ho incontrato un monsignore, perché cerco di parlarci, no? Si chiama, adesso vedi, mi sfugge il nome, che mi sono scordato di mettere nella lista. Se adesso mi viene in mente lo dico. È una persona particolare, che all'epoca di Papa Francesco stava negli ambienti vaticani, molto in alto, quindi conosce molto bene quell'ambiente, no? Di Papa Francesco, sua, di Luciani, Papa Luciani, di Papa Luciani. Era vicino a Papa Luciani, quindi frequentava molto quell'ambiente. Quindi l'ho incontrato ormai diversi anni fa, forse 8-9 anni fa, per parlare, per sapere. Parliamo un po' in generale, poi parliamo anche della questione di Emanuela. E il discorso finisce sulla questione della pedofilia, no? E lui mi confermò, certo succedono delle cose, questa persona
e se entra in Vaticano suonano gli allarmi. È una persona che è stata poi nel tempo pure arrestata perché aveva degli legami con la Sacra Corona Unita, con il traffico di opere d'arte, però era sempre un monsignore che frequentava gli ambienti. Lui ha detto no, ci stanno cose gravi, poi dice, poi io ve lo mimo come ha fatto lui, poi guarda ci stanno anche cose che fanno sorridere, eh. Dico che cosa? Ti racconto questa, ma a me viene da ridere quando ci penso. Dico cosa? C'è un cardinale molto importante, soprattutto all'epoca, hai capito benissimo di chi parlo, cioè forse dopo il prima del Papa il cardinale più importante chi poteva essere? Lui si riferiva a Casaroli. E dico allora, vuoi sapere che faceva? Ma questa fa ridere, guarda. Lui si faceva portare, e mi dice proprio così, da quei due o tre massoni che c'era sempre intorno, no? Si faceva portare 3-4 ragazzine di 12-13 anni, consenzienti, eh? Oh, consenzienti, Pietro. E allora? E rideva. Cioè, ma non faceva niente, se le faceva portare lì, si faceva dare le mutandine, faceva da solo, poi gli dava qualche questa parola ma terrificante, gli dava qualche soldino, loro contente se ne andavano, ma erano consenzienti, non è che le portavano a forza, cioè questa parola ma stupito, ragazzi 12-13 anni consenzienti, e quindi si prestavano a queste, non le toccava, cioè lui giustificava pure il fatto, vuol dire non le toccava, ma ragazzine, dice, si andavano a prendere in quegli ambienti, sai, gli dai due soldi, le fai contente pure, no? Lui si riferiva agli ambienti, sai, hanno nominato questa parola, sai, qualche zingarella, cioè quegli ambienti dove magari qualche ragazzina per due soldi, sai, portato dal cardinale, e questo me lo diceva come fatto divertente, poi ci stanno le cose gravi che non mi ha detto, cioè se questo era il fatto divertente per lui, e parliamo di quegli anni, cioè quindi quando qualcuno mi dice te vuoi accusare di pedofilia, perché all'epoca non era una parola pedofilia grave, era una cosa normale, ma lo sapevano pure quante volte ho sentito qualche autista di qualche cardinale che dice all'altro ho accompagnato il cardinale dalla nipote, ridendo, no? Perché erano quelle situazioni quasi che rientravano nella normalità e il cardinale di turno non gli fregava niente, non importava niente se l'autista o qualcuno sapeva dove andava, perché era una cosa, vabbè, cioè questa è la cosa brutta che, e non se ne rendono conto, e per questo io dico queste persone vanno ascoltate a fondo, ma non soltanto, io spero che la commissione convochi, io quando consegnerò questi nomi, io spero che loro ci provino a convocare queste persone e chiedere ma è vera questa situazione, ma è vero questo, è vero che lei ha avuto contatti con quella persona che le hanno detto questa cosa, se è una commissione che vuole lavorare con la massima onestà, io sono convinto che si potranno fare dei passi avanti, perché arriverà a un certo punto che qualcuno dirà che palle, guarda, le cose stanno così e tirano fuori quello che è successo, perché ci sono persone che sanno, e questa è la cosa fastidiosa, la cosa antipatica e che fa male, che io ho pensato nel corso di questi 40 anni quante persone sapevano e quante volte noi ci siamo illusi, no? Quando eravamo uniti per esempio andare a prendere Emanuele che sono in Lussemburgo, eravamo gonfi proprio di felicità perché sapevamo di andarlo a prendere, e c'erano persone allo stesso tempo che sapevano benissimo che era solo un'illusione, no? E magari hanno goduto del fatto che noi contenti andavamo a fare questa cosa e poi trovavamo la delusione massima, perché ci sono persone che ovviamente sanno quello che è successo, e tu sai che io sto andando, che sono in quel posto perché so che vivo in quel convento a prendere, però sai che non è così, fermami prima, no? Perché devi aiutare e spingere su questa illusione. Queste sono le cose che continuerò a dire, che mi fanno rabbia, e poi dopo 40 anni veramente, quando dico vabbè, la famiglia che soffre, io vi assicuro che il dolore si è trasformato in rabbia, cioè tutto quello che poteva essere dolore è diventata rabbia, il dolore c'è sempre perché è ovvio, però è diventata proprio rabbia, e la rabbia deve essere, ripeto, per Emanuela, ma che questa storia di Emanuela sia per tutti quanti, anche per voi che non l'avete conosciuta, sicuramente la spinta per andare avanti per tutte le altre situazioni, perché ce ne sono tante, io tanto lo dico dopo, ma io, oddio, non mi ricordo se ve l'ho detto adesso o l'ho detto prima nell'intervista, e la manifestazione che ci sarà qua il 23? Sì, per Pamela Mananda, sì. Cioè, che sta qua tra l'altro Alessandra, che quello è forse il femminicidio più terrificante che ci sia mai stato, l'omicidio di Pamela Mastropietro, cioè una cosa... Ah,
ammazzata, stuprata, scannificata, fatta a pezzi. E sono anni, anni, anni che questa madre vuole giustizia al 100% e non riesce ad averla. C'è sempre un cavillo dell'avvocato difensore che continua a difendere certe persone insopporto. Io sono diventato intollerante a certe cose, che ci siano degli avvocati che continuano a difendere, a trovare dei cavilli per prolungare, per non dargli una condanna completa. E poi il 23 mattina, qua la Cassazione, ci sarà l'ultimo atto e c'è Alessandra, la mamma di Pamela, che verrà qua alle 9:30, che vuole venire, sicuramente sarò qua con lei perché è giusto aiutare tutti quanti, essere solidari con tutti. Sarà qua in attesa di questa ennesima risposta. Cioè ha avuto delle io parlo di questa storia, penso per quanto posso stare male, ma io non riuscirò mai a mettermi nei panni di lei. Cioè una madre che pensa quello che è successo alla figlia e non riesce ad avere giustizia al 100% dopo anni, 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 la cosa allucinante. Quindi questo lo volevo dire, che chi vuole può venire a sostenere il 23 alle 9:30, mi sembra. Qua a Piazza Cavour, davanti alla giustizia, perché nella Cassazione dovranno fare l'ultimo atto, non so esattamente di cosa si tratta, mi sembra, per stabilire se nelle tante colpe ci fu anche la violenza, come se non bastasse, una persona viene ammazzata e viene scarnificata, come se non bastasse quello, no? Va bene. Pietro, ma siccome è la prima volta che c'è qualcuno di questi nomi, ma non c'è paura che stasera qualcuno parli dal Vaticano? Che non c'è paura. Ma vabbè, io aspetto altro, mi parlo. No, dico qualche querele. No, non fa niente, guarda. Siamo qua apposta. Guarda, che qualcuno mi faccia del male, mettiamola. No, il male perché? No. Che teoria, anzi no, no, se mi fanno le male vuol dire che qualcuno dirà allora c'aveva ragione. Quindi ho detto, fatto di dirlo. Ma a me l'hanno detto, perché sai quante volte ho parlato di Vignatone, no? Quello che ha fatto? Quanti mi hanno detto, stessi magistrati, ma guarda, quello ti può correlare, no? Ho detto, magari mi correlasse, perché le cose dicono che me ne invento. Io ho letto i verbali, ho letto le intercettazioni, ma non lo fa. Non l'ho mai fatto. Io quando vado in Vaticano, spesso vado in Vaticano, un paio di volte che l'ho visto lontano, si è girato e si è allontanato. Cioè non lo fanno, è entrato mai in quel mood vaticanense nell'abbozzare e non dire niente. Un altro è il Monsignor, anzi no, è il padre, sì, è il Monsignor Leonardo Sapienza, che è una persona molto anonima, silenziosa, no? Forse nessuno lo conosce Sapienza. È la persona che sta sempre a fianco a Papa Francesco, in ogni istante, e stava a fianco a Papa Francesco anche quel giorno che Papa Francesco mi ha detto Emanuela sta in cielo. Io lo dico, cioè non perché lui ovviamente può avere responsabilità, ma sicuramente essendo una persona che da anni, cioè è una vita che sta lì in Vaticano, è stato vicino a una marea di persone, quindi qualche cosa la può sapere, perché è l'ombra di Papa Francesco. Quindi io soltanto per, non perché ci siano responsabilità, ma perché è una persona che potrebbe sapere, hanno visto tutti guardano lì, è una persona che può essere a conoscenza di qualcosa. Pietro, di quella frase famosa del Papa di Papa Francesco, ma c'è un audio, un video? No, però ci sono i testimoni, uno di questi è il Monsignor Sapienza. Ma ci sono altri testimoni, no, ci sono altri testimoni, c'è la testimone il comandante della gendarmeria Gianni che me l'ha confermato. No, quanti anni ha Monsignor Sapienza? Leonardo è giovane. Neanche 70 penso. No. Monsignor Leonardo Sapienza, segna. E, no, lui era presente insieme ad altre persone che hanno confermato le cose, c'era il comandante della gendarmeria Gianni che era a fianco di Papa Francesco, e quando siamo scesi, quando ci ha detto queste cose, lui me l'ha confermato, ce lo ricorda benissimo, tant'è vero che io quel giorno, anche se adesso c'è qualcuno che continua a dire non è vero, non ti ha detto quella cosa, persone non presenti che forse continuano a difendere, anche giornalisti, è un falso quello che dice Piero, non è vero, perché la prima volta mi sembra ha detto che Papa Francesco ha detto sì, è morta, ma io l'ho spiegato 10.000 volte, mi sembra ovvio, conoscendo quell'ambiente. Appena Papa Francesco mi ha detto questa cosa, che in quel momento era nella parrocchia di Sant'Anna in Vaticano, io non pensavo che c'erano fuori dal cancello le telecamere pure della RAI, e la cosa era trasmessa in diretta nei maxi schermi a San Pietro. Quindi sono cominciato ad arrivare telefonate, che ti ha detto il Papa, ti ha detto qualcosa, hai parlato col Papa. Io ho dovuto, in una frazione di secondo ho dovuto capire, cioè il Papa mi ha detto queste cose. Lì la speranza era, forse è il nuovo Papa, perché erano 2 settimane eletto, forse questo nuovo Papa c'è la possibilità di essere, di sapere qualcosa, di incontrarlo. Se io dico subito, mi ha detto che è morta, questi si richiudono a riccio e finisce. E mi ricordo, ho detto la frase simile, no, ha detto se non c'è più, se è morta preghiamo per lei.
ho detto perché voglio capire com'è la situazione, no? E io da quel momento ho cominciato a fare richiesta al segretario particolare, a Adria, è stato a lui, per avere un incontro, per avere una spiegazione di quello che mi ha detto. E lì il muro si è alzato più di prima, non mi ha voluto mai, non mi ha mai ricevuto, proprio è stato chiusura totale. Finché un giorno sono andato dal comandante Gianni, che era presente, e ho detto: ma c'è possibilità di incontrarlo? Lei era presente quando mi ha detto quella frase? Sì, sì, me lo ricordo, anzi ti ringraziamo perché non l'hai detto subito, perché se avessi detto quello che ti ha detto sarebbe scoppiato il solito polverone. E ho detto, infatti non l'ho detto proprio nella speranza che lui mi dia una spiegazione, perché se lui non è un amico al bar, è un capo di Stato, il Papa, che mi dice Emanuela è morta, ad inchiesta aperta, perché l'inchiesta era aperta, quindi senza la prova della vita e della morte, vuol dire che sa qualcosa più rispetto a noi, no? Quindi per questo vorrei parlare con lui. E non c'è stata possibilità, anzi, ma ho pure detto, ma no, guarda, quello l'ha detto così perché non sapeva che dire. Cioè sta parlando del Papa, non è sta parlando. Avrà saputo, sentito, ha detto è morto. Ebbene, ho detto ok, se ha saputo, se così la, era la voce che girava, mi ha detto questa cosa. Poi quando si è reso conto della situazione mediatica che uscivano fuori delle cose, bastava chiamare e dire no, a me, mia madre, no scusate, io l'ho detto così con vicinanza perché sapevo questa cosa, non lo sapevo, mi dispiace. Invece il fatto stesso che chiusura totale, non sono mai riuscito a scambiare neanche una parola, io so quante volte, pure di recente ci ho provato e non ci riesco. Il segretario di Stato pure parole mi ha detto scordatelo, io ti posso incontrare. Allora vieni domani a Porsche. Non lo so, che ci avrà da fare? No, ma Ratzinger si è comportato come quel personaggio che ho detto all'inizio che si è dissociato durante la seduta, che non ha, si è astenuto tra Casini, ha detto no, io mi astengo per rispetto, invece per mancanza di rispetto, quella era mancanza di rispetto astenersi, lo ripeto. Beh, Ratzinger ha fatto uguale, nel senso che lui si è lavato le mani da questa storia, non l'ha voluta mai toccare. Tant'è vero che quando mia madre nel 2008 chiese se il Papa, perché capitava domenica il 25esimo anniversario, chiese se il Papa, poi mia madre chiedeva una preghiera, se durante l'Angelus poteva rivolgere un ricordo, che non ha detto nulla, e poi quando gli è stato chiesto, la realtà ci ha detto che ha dovuto chiedere, gli hanno detto di no. Quindi lui dal punto di vista... Il Papa deve chiedere. Lui ha detto, ha chiesto e gli hanno detto di no. Tant'è vero che c'è stata poi uscita la lettera della segreteria di Stato, che la fece uscire Nuzzi, pare, sì, sì, i famosi documenti usciti all'epoca, dove in questa lettera c'era scritto appunto che non è il caso che il Papa nomini Emanuela Orlandi durante l'Angelus, perché qualcuno potrebbe pensare che anche il Papa la pensa come il fratello, casomai, quindi la pensa come il fratello come, quindi casomai poi manderemo due righe alla famiglia dicendo la vicinanza del Papa e così. Ratzinger non ha mai detto una parola. Guarda, mi chiedono se le dimissioni c'entrano in qualche modo. Allora, le dimissioni di Papa Ratzinger, prima quando ho raccontato la storia di del magistrato Cavaldo, dell'incontro famoso, lo dico velocissimo perché magari per chi non lo sa, era il periodo dell'apertura della tomba di De Petis. Quindi sì, c'era questa discussione tra procura e Santa Sede per aprire quella tomba. L'aprite voi, no, non apriamo noi perché l'avete messo voi. È andato avanti per anni, dal 2005 al 2012, e lì a questo punto c'è questo incontro, mandano questi due personaggi, il comandante della gendarmeria e il vice, in procura, a dire per favore tirate fuori quella persona da là dentro perché imbarazza la Chiesa, se lo facciamo noi la gente può pensare che magari vogliamo nascondere qualcosa, perché era il periodo di cui si parlava, la famosa telefonata che l'ha visto, se volete sapere cosa è successo a Manuela andate a vedere chi è sepolto lì, quindi qualcuno può pensare che c'è nascosto qualcosa, se lo facciamo noi è come se volessimo nascondere, quindi fatelo voi, no? E appunto Cavaldo disse va bene, io mi sto occupando della questione di Emanuela, datemi una mano. Lì c'è stata una serie di incontri su questo fatto e l'ultimo incontro, perché loro volevano dargli un fascicolo con dei nomi, dicendo che oltre quei nomi non si può andare, quindi già facendo capire che c'erano altri nomi. E Cavaldo gli disse, ma più che noi la famiglia vuole sapere se è viva, se è morta per una tomba, se è viva per abbracciarla. La risposta le faremo sapere, perché sono sempre due laci, non potrebbero mai prendersi una responsabilità. Quindi sono incontrati con le persone nominate prima, sono ritornati e la risposta è stata va bene, però a patto che la procura
trovi una soluzione che tolga comunque responsabilità dal Vaticano, cioè come dire, la procura si inventi una storia che tolga responsabilità, quindi abbiamo trovata là, facciamo trovare la lettera, colpa di quel criminale, quello, e finisce. Avevano un altro appuntamento, queste persone non si sono più presentate, e allora Capaldo fece, io non sapevo nulla di questi incontri, all'epoca stavamo manifestando davanti a Santa Apollinare per far aprire la tomba, e Capaldo fece una dichiarazione pubblica che mi colpì tantissimo, era aprile del 2012, e disse: ci sono personalità in Vaticano che sono a conoscenza di quello che è successo, personalità ancora in vita che sanno quello che è successo. Poi, per quanto riguarda la tomba, al momento non ritengo opportuno aprirla ai fini dell'indagine. Io mi arrabbiai tantissimo all'epoca, ce l'avevo con Capaldo, ma come? Qua. Poi Capaldo, quando è stata chiusa l'inchiesta, mi ha detto, quello era un messaggio per loro, perché c'era stato questo incontro, per dire, come avete promesso una cosa, non si è fatto dire nessuno, io non apro quella tomba. E il giorno dopo quella dichiarazione è intervenuto Pignatone, si è dissociato, capo della procura di Roma, appena insediato, da pochi giorni, si è dissociato da quelle dichiarazioni, ha tolto l'inchiesta a Capaldo, l'avvocato a sé, e poi alla fine ha portato tutto all'archiviazione di questa inchiesta, no? E poi da lì, come avevo detto un'altra volta, l'intercettazione della moglie di Pedis, Vergari, che dice: ah, è arrivato il procuratore nostro, adesso ha già cacciato Capaldo, il capo della mobile edizia ci ha messo i suoni, intanto lui archivia tutto, come ha promesso a me, mi ha nominato presidente del Tribunale Vaticano. E poi ci dice Ratzinger. E dopo quella questione, ragazzi, che si è dimesso pochi mesi dopo, prima dell'apertura di Repetis è stato ascoltato, come ho detto prima, il Monsignor Miserax del Coro, interrogato in Vaticano, non si sa per quale motivo, su richiesta di Ratzinger, e poi dopo qualche mese Ratzinger si è dimesso. Volevo chiederti se ci potevi ricordare il passaggio di quell'audio famoso che venne poi consegnato, di cui non si trova apparentemente più la versione integrale, quello dell'83? Sì. E di quell'audio in cui, insomma, quello chiamato delle torture, esattamente, diciamo. E sì. Penso che sia per l'indagine del Vaticano che la commissione d'inchiesta, certo, potrebbe essere un ottimo punto di partenza, soprattutto chiedersi: ma che fine ha fatto l'altra metà della cassetta? Esatto, questa è una delle prime cose, ho detto l'importanza di questa commissione. Quella è un audio cassetta fatta lasciare dai presunti rapitori, chiunque si siano, vicino al Quirinale, 17 luglio dell'83. E quattro giorni prima, a detta loro, era stata lasciata sotto al colonnato, e loro, lasciando questa nuova cassetta vicino al Quirinale, dissero al telefono all'ANSA: l'altra cassetta lasciata già nei giorni scorsi è stata prelevata da funzionari vaticani, ne lasciamo un'altra qui a via della Dataria vicino al Quirinale. Quelli della Digos, che l'ha preso la sera stessa, che poi ho parlato con loro, ascoltano questa cassetta, che erano mio padre e mio zio, li facevano ascoltare questa cassetta. Mio padre può immaginare sconvolto, perché all'epoca poi mio padre disse che era, si sentiva pure male, e naturalmente si sentivano quelle che poi io ho considerato diverse voci femminili, però c'erano, mio padre si ricorda, c'erano alcune frasi, mi ricordo che mi disse proprio questa cosa, quando a un certo punto dice: per favore mi lasci dormire, dice, quella per me è Manuela. Era una frase detta da una persona molto assonnata: per favore mi lasci dormire. Ma le altre erano cose libere. Poi ci sentivano tante voci maschili che strillavano, che dicevano. Il fatto assurdo è che qualche giorno dopo è stato chiamato mio padre dicendogli: tranquillo, abbiamo fatto le indagini, sono solo spezzoni di un porno, quindi sarà soltanto il solito mitomane che ha fatto uno scherzo di cattivo gusto, quindi state tranquilli che Emanuela non c'entra assolutamente niente. Quindi mio padre si è tranquillizzato, io non l'avevo mai ascoltato, non l'ho voluto ascoltare perché noi è finita lì. Era lo scherzo brutto di uno, il porno è finito. Quando si è chiusa l'inchiesta, nel 2015, naturalmente mi sono messo a cercare i documenti, no? E a Capaldo chiesi quest'audio, perché loro hanno ascoltato. Io per quell'audio non l'ho mai sentito. E io sentì quest'audio, che era un audio di 3 minuti e mezzo, dove c'era soltanto quello che poi ho mandato a chi l'ha visto, che l'ho dato la prima sera a chi l'ha visto, mi ha detto: è importante ascoltarlo. E io sinceramente, quando ho sentito quella frase che sentì mio padre, per me era la voce di Manuela, che sia stata inserita in situazioni, come dicono loro, di film porno, può essere, magari hanno fatto spezzoni di porno, voci vere, quello non lo so. La cosa assurda è che non sentivo neanche la voce maschile. Detto, e perché voi sottrarre minuti da un film sì, porno? Sì, perché l'audiocassetta, tra l'altro, mi disse, e uno di quelli che me lo disse era pure Purgatori, che all'epoca lui lavorava al Corriere, lui fece poi un articolo, disse una cassetta
molto lunga, oltre 10 minuti, questa cassetta. E all'epoca si diceva proprio con la voce di Emanuela, poi intervennero la procura e dissero no, non c'è niente, più importo, eccetera. Proprio padre mi ha parlato di queste voci maschili, se ne è trovata qualcuno, perché poi ho avuto accesso ai documenti della procura, ho trovato una parete di CD perché cercavo la cassetta originale, ho trovato solo il CD, quindi soltanto, ma spezzoni, persone di 3 minuti, di 8 minuti, in alcuni sento due o tre voci maschili ma lontanissime, devi cercare di capire. Mentre il padre disse c'erano tante voci maschili, lo disse pure quella gente della Digos che per la prima volta la sentì, disse ma io rispetto a quello che sentì all'epoca questo non è niente, perché c'erano proprio persone che urlavano a sta ragazza e io ho cercato, non ho trovato da nessuna parte. E per questo secondo me la commissione può essere importante, perché la commissione può andare a cercare questa cassetta, se sta negli archivi della questura che non posso avere accesso, se sta negli archivi dei servizi, per questo abbiamo chiesto pure a Mantovano che è la delega ai servizi, che lui se parte della commissione può dare una mano, perché se ci stanno delle cose archiviate presso i servizi può fare una mano, può dare una mano, perché questa cassetta è arrivata a loro. Queste analisi che ho letto, perché io ho trovato i documenti degli analisti del SISMI, esatto, dei servizi, però dei servizi del SISMI, proprio dei servizi del SISMI, che non sono proprio gli ultimi arrivati, che sono i servizi italiani militari che hanno analizzato questa audiocassetta, e nei documenti del SISMI dell'83 c'è scritto che quella era, secondo loro, la voce di Emanuela. Cioè, e io mi domando se perché mio padre hanno chiamato e detto stia tranquillo, non c'entra niente. E che fine ha fatto questa audiocassetta dove c'erano le voci anche maschili, tutte quelle voci che con la tecnologia di oggi si può tirare fuori tantissimo. Ma il fatto stesso, basta già quel documento del SISMI che dice quella era la voce di Emanuela e quella cassetta è stata invece dimenticata. No, a mio padre hanno detto non c'entra niente, si dimentica perché non c'entra niente Emanuela. E considera quella cassetta, io faccio sempre questo riferimento, poi magari sbaglio, che 4 giorni prima era stata consegnata, cioè lasciata sotto al colonnato, e a quanto dicono i rapitori se l'erano presi funzionari del Vaticano. E se tra le voci maschili ci fossero state voci riconoscibili, che quelle voci che non dovevano uscire fuori. E bisognava eliminarle. Lo sappiamo benissimo che all'epoca, nell'83, ma io quante volte disse, sempre ritorno a parlare di purgatori, che mi disse che all'epoca quante volte il Vaticano si inseriva e metteva i rallentamenti alle indagini, pretendeva il rallentamento alle indagini, quando una volta lui non lo raccontò nel documentario, ma lo diceva sempre perché lui lavorava al Corriere della Sera, e lui fu uno dei primi a insinuare sulla questione legata anche ai soldi a Solidarnosc, no? E lui mi disse una volta stavo con un altro gruppo di giornalisti, non mi ricordo se doveva partire il Paolo, che si avvicina a Casaroli, dice mi punta il dito a 10 cm dal naso, dice lei non si permetta più di scrivere quelle cose, non, davanti ad altri giornalisti, non si permetta più. Gli è arrivata poi la telefonata dal capo dell'allora Corriere della Sera che ha detto di lasciar perdere sta storia. Poi dopo quanto tempo so, lui ha lasciato il Corriere della Sera e non è stato più lì. Ma lì all'interno del Corriere della Sera non è caso di fare nomi, ma c'erano persone vicine ai servizi. Io ci andavo con quelli dei servizi, da questo redattore, non nomino perché è morto credo pochissimo tempo fa, che era collaborava con i servizi, faceva gli articoli come volevano i servizi. Io ci andavo con loro, ci dava appuntamento davanti al Piazza del Parlamento, all'angolo, e lui dicevano che sarebbe il caso di scrivere questo, questo, questo e questo. E quello penso succede anche adesso, non so dove. Però lì io ero testimone, stavo, cioè, andavo con questo a parlare con questo che era diventato pure uno abbastanza in alto. Vabbè. Sì, aspetta, poi sì, fa intanto se me ne è rimasto qualche cosa. Qualcuno ha parlato di un gruppo di fanatici di protomartiri. No, te prego, scoglia, te prego. Guarda, non parlo neanche di accetti. Non parlo neanche di accetti. No, io ne capisco, no, io lo conosco tantissimo tempo. Papà, parla... Lui è una di quelle persone, vi assicuro, che lavora veramente tanto in buona fede. Sì. Però secondo me sulle sue convinzioni sbaglia, cioè io lo dico chiaramente, ognuno guarda, tutti noi possiamo sbagliare perché la verità non c'è in tasca nessuno. Però a volte ti autoconvinci di alcune cose talmente tanto. Anni fa mi parlavi di un'altra ipotesi, che risulta al 100%, ricordi? Poi ce n'è stata un'altra.
Quindi quando tu mi dici vai a scavare a Castel Sant'Angelo, lo capisci pure te che io non è che posso entrare con una pala a Castel Sant'Angelo e fare una buca, perché chi te l'ha detto, cioè capisci pure la mia posizione? Però quell'intercettazione furono fatte delle indagini veramente accurate. Ma sì, guarda, l'intercettazione dei carabinieri. Sì, guarda, ti assicuro di sì. Guarda, all'epoca a livello di carabinieri, della polizia, la maggior parte delle persone lavoravano veramente bene. Io mi ricordo, pure se arrivava una segnalazione di un sensitivo, prendevano e partivano. Verificavano sempre. E lo stesso cavaliere, che era capo della mobile, poi allontanato, diventato questore da qualche parte, poi era diventato, prima adesso andare in pensione, era diventato responsabile dell'attuale, come si chiama, l'AISI, i servizi, quelli che hanno un apposito esiste, lui è diventato capo. E lui mi ha detto, quando sono andato là, che lui era capo a via Inselci, lui mi ha detto, guarda, noi all'epoca, come sai benissimo, ci davamo da fare tantissimo, solo che i nostri superiori ci frenavano perché avevano davanti al Vaticano la spinta a rallentare. Quindi noi cercavamo di seguire il più possibile, ma tante volte non ci davano quella spinta ad andare avanti, perché c'era questa volontà. Infatti lui è stato spostato da parte a parte. Dice, una volta per silenziarmi, mi disse, all'epoca il Sismi c'era, no? E il Sismi, c'era soltanto militari che potevano far parte del Sismi, no? Visto, arrivano al punto di farmi, mi chiesero di entrare nel Sismi nonostante io fossi un civile, non fossi un militare. E mi volevano togliere da lì. Quindi ci sono tante cose che dovrebbero essere chiarite. E queste sono le cose che la Commissione può fare. Indagare sulle questioni, certo su quelle americane sarebbe il massimo, e loro lo faranno, sono sicuro che convocheranno, ma sulle questioni interne loro sono per forza a indagare e hanno la possibilità. Loro veramente possono avere gli archivi dell'epoca, ma tutti quanti, gli archivi della Questura, io penso la Commissione può avere accesso, quello che non posso avere io, penso una Commissione può farlo tranquillamente. Ci sono state troppe cose, troppe situazioni, ma quando in questa vicenda, anche se sono ipotesi diverse, ci mettono il naso dentro, e lo dico veramente perché lo so, perché è così, la CIA, lo SDECE, che erano i servizi francesi, adesso mi sfugge il nome dei servizi della Germania dell'Est, la Stasi, il GRU, che uno magari chi è il GRU, c'era il KGB, l'Unione Sovietica, era quello civile, il GRU era quello militare. Si sono messi pure loro dentro questa storia. Un ufficiale del GRU, da ricordo l'avvocato Egidio, erano i primi tempi, messo il naso. E sicuramente a livello di servizi nostrani, il Sismi soprattutto, deve avere per forza avuto rapporti con queste persone, poi per scrivere sui verbali, no, quello era un ufficiale del GRU venuto. Quindi i contatti all'estero ce li dovrebbero aver avuto per forza quelli del Sismi, in Germania, in Olanda, in Turchia, in Sud America. Ci sono state indagini fatte in questi paesi a lungo, in Francia quando si chiedeva di l'estradizione di Oral Celik, no? Che era una delle persone accusate insieme a Cia dell'attentato, sai, per tirarlo fuori dalla Francia e farlo ascoltare dai magistrati quanto ci ha voluto. L'avevano messo in carcere con un nome falso, dicendo che loro non sapevano dove stava sto Celik, e stava in carcere con un altro nome. E solo lì possono essere intervenuti i servizi esteri italiani per riuscire a capire che stava dentro un carcere con un altro nome che adesso mi sfugge. E quanto ci ha voluto per farlo venire qua in Italia per farlo interrogare. Quindi si sono messi di mezzo pure i servizi di altri paesi per frenare la cosa. Cioè, quella è la cosa più allucinante. Quando dicono la Stasi, i servizi della Germania dell'Est si sono impicciati di questa storia, è vero che loro hanno scritto delle lettere, che hanno fatto delle telefonate, ma sicuramente per interessi personali, perché loro avevano l'interesse a tirar fuori la Bulgaria dalla questione dell'attentato al Papa. C'è stato un intreccio di situazioni assurde, quindi non sai fino a che punto ci sono persone che hanno avuto un ruolo in quello che è successo, persone che sono totalmente mitomani, o persone che sono entrate in questa storia per interessi personali. Perché ci sono stati paesi esteri che sono entrati in questa storia per interessi personali. Io per esempio sono convinto, e ne voglio parlare poi quando la Procura di Roma soprattutto mi chiamerà, la Commissione, che molti non credono alla questione della pista di Londra,
ma che a livello di istituzioni inglesi, laiche o clericali, hanno aiutato il Vaticano in questa vicenda. Io quando dico che non è stata portata a Londra, tenuta per un periodo di tempo, sono stati aiutati da istituzioni laiche e clericali inglesi. E se questa cosa ufficialmente viene fuori, quando dissi a una persona perché questo non viene fuori, in fondo, dice ma che stai scherzando, perché vuol dire che compromette altri paesi, vuol dire che c'è stato un casino pure con paesi esteri che sono entrati in questa storia e hanno collaborato in questo rapimento. Però ci stanno quelle cose. Vi ricordate quella famosa lettera del cardinale, no? Quell'inglese che scrive, che subito è falsa, ovvio, perché dice la firma che è stata copiata. Ma come i cinque fogli, i famosi cinque fogli di Londra, no? È ovvio che ci stanno delle cose false su quei fogli. E me l'hanno dimostrato, come certe cose, in certi documenti ci sono delle cose false, perché appena esce fuori, dicono è falso. Io ho fatto pure una prova di un documento di cui non ho mai parlato, oltre quello lì, c'è un altro documento, una lettera del cardinal Poletti che scrive al cardinal quello che ha preso il posto del cardinal Poletti come vicario, Ruini. Poletti diventa il capo della CEI, mi sembra, e Ruini diventa vicario di Roma. Poletti gli chiede, mi puoi mandare i fogli con l'intestazione di quando ero vicario di Roma? Ruini gliele manda e gli scrive, questi sono i fogli, per qualsiasi lettera su questi fogli ricordati che il protocollo sarà numero tot, di modo che sappiamo che tipo di lettere sono. Lui in quel periodo, Poletti, aveva rapporti con un ex ministro inglese, un certo Cooper, stiamo parlando del 93. Questo Cooper era diventato poi, adesso non mi ricordo il termine inglese, però era responsabile di una certa clinica, di un ospedale, quello dove stava quella famosa professoressa Reagan di cui si parla nei famosi cinque fogli. Il cardinal Poletti ha dei messaggi con questo personaggio e si scrivono delle cose, no? Allora io leggo questa lettera di Poletti intestata, vicario di Roma, quando lui non era nel 93 vicario di Roma, dove dice a questo Cooper, parlano della questione di Emanuela, la questione di Emanuela. Allora io vado con questa lettera, cara, lo dico perché non mi frega niente, vado dall'ex segretario di Poletti, Jessica, non so, l'ho nominato Jessica, come si chiama? Mette la mano sugli occhi. Oddio. Come si chiama un signore? Segretario di Poletti. Quello che comunemente viene chiamato Jessica. Aia. No, adesso mi spesso chiaramente perché Camaldo, Monsignor Francesco Camaldo, che era segretario di Poletti, no? Io lo chiamo, io no, posso parlare un attimo con lei, mi dovrebbe aiutare, no? Vado da lui, io sa, io ho una lettera del cardinal Poletti, quando si chiama Manuela, che scrive a un personaggio che era importante in Inghilterra, il padre della questione Emanuela, gli faccio della lettera, ma è falsa, nel 93 che era vicario di Roma, non da retta a queste cose. Quindi una qualsiasi lettera, in una, quando mi dicono ce n'ho pure altre, cioè arriverà il momento, io voglio, perché voglio verificare bene quelle cose, no? Perché sennò tanto mi diranno come è stata con i cinque fogli, come è stata la lettera dell'arcivescovo di Canterbury, ma no, è falsa perché i cinque fogli, perché c'è scritto riverina eccellenza, ma no, si dice reverendissima, quindi quelli ha scritto è perché non sa, e in un attimo vengono affossate questo, e di documenti, ma mi hanno detto, ma pure a livello di servizi, quanti documenti circolano, che chi li sa leggere, li legge, chi non li sa leggere, no? Vede delle cose ma ti dico ma è falso, non vedi che c'è scritto così, ma quella è una cosa falsa, no? È la stessa cosa questo documento di Poletti, dove lui arriva e parla con questa persona che lo ringrazia questa questione, e quello che gli risponde dice ma questa è una cosa grave, questa è una cosa internazionale, ma cioè io voglio dire no, che potrebbero fare qualcosa in più che non fanno. Cioè se seguissero. Ciao, grazie. Grazie veramente, lui viene da Lecce. Per questa cosa. Ho fatto il buio, non ho detto più.
Cardinali abbiamo detto, cardinali abbiamo detto, dovrebbe esserci l'ultima pagina. Ma qualcuno di questi è stato chiamato dalla commissione? Cioè, la commissione deve ancora partire. Commissione parlamentare deve ancora partire. Allora, alcuni personaggi che io conosco da chiesto hanno chiamato, ma hanno detto no. Altri sinceramente non lo so. Non lo so se qualcuno di questi è stato chiamato, perché non me lo dicono. Però comunque loro hanno tutti no. Insomma, no, questo è la copia di quello che abbiamo dato a Cesta pure altri. Eravamo arrivati. Qua abbiamo. Monsignor Gianfranco Piovano, vi ricordate la famosa questione della tomba del Teutonico? Voci che dicevano là sotto, sembra che. E la cosa è partita da, mi è stato detto, da questo Monsignor Piovano. Nessuno sa dove sta, ho provato anche a cercarlo, però dovrebbe stare sempre in Vaticano, mi hanno detto in questo momento. Però è lui che avrebbe detto a delle persone di questo fatto, della possibilità che i resti di Emanuela, qualcosa riferito a Emanuela, potesse stare in quelle tombe. Da lì infatti partirono le indagini di alcune persone che portarono a quelle tombe, e da lì la famosa frase "come li paghiamo i tombaroli", che sono venuti col georadar, perché evidentemente erano queste tombe col georadar per dire che c'era, hanno scoperto quella stanza sotto famosa, e da lì la cassetta eccetera eccetera. Però non so se l'hanno chiamati. Poi abbiamo, dove sta? Monsignor Balda e Francesca Immacolata Sciacquì, che sono altre due persone che sono a conoscenza di fatti. Sono persone che si appellano al segreto pontificio. E Papa Francesco li faccia chiamare, ti tolgo il segreto pontificio. Se loro ovviamente sanno delle cose, come dicono, di sapere, cioè non di sapere cosa è successo a Manuela, che non hanno assolutamente responsabilità su quello che è successo, ma che possono essere venuti a conoscenza di fatti, vengano chiamati, come ho chiesto, dal promotore di giustizia, oppure anche dal promotore, dal capo della procura di Roma, no? Dall'inchiesta che c'è in Italia, perché una è una persona italiana, una è spagnola, questa giura del mondo, volendo li possono chiamare quando vogliono, e farsi delle migliori cose, e davanti a me, cioè mi mettono a confronto, io davanti a loro posso dire le cose che mi hanno raccontato. E poi si capisce se sono persone che mi hanno preso per dire, come tanti ce ne sono stati in giro per anni, o se sono persone che effettivamente sanno delle cose. Poi si devono muovere loro, io che devo fare più che dirglielo, verbalizzare, e non vengono chiamate queste persone. Io so, una di queste due persone perlomeno sicuramente non è stata chiamata. E le ha detto, appena mi chiamano vado, ma non è stata ancora chiamata. Facessero? C'è un segreto pontificio, capito? Molte persone si appellano a sto fatto, mi devono chiamare e Papa Francesco mi deve togliere il segreto pontificio. Quindi faccio l'ennesimo appello a Papa Francesco, se vuole aiutare veramente chiami queste persone e dica ti tolgo il segreto pontificio, parla. Perché se una persona dice che non può parlare quel segreto pontificio, a me sinceramente mi viene da pensare che quella persona sa delle cose, no? Se no che me lo dice a fare? Quasi. Questo ve l'ho detto. Ah no, mi sappiamo finito. Oh. Queste sono le persone ovviamente che possono interrogare la Procura Vaticana. Questa ci sarebbe ovviamente, come ho detto prima, pure Neroni, no? Neroni che era l'autore di quel famoso, della famosa cassetta che accusa Wojtyła. Voci giunte mi dicono che Neroni sia stato comunque convocato, abbia parlato con Didi, ma non il Vaticano. Ma nel, lui sapete che ha lo studio anche, lui è un avvocato, Titi, no? Fa il promotore di giustizia in Vaticano, ma è avvocato. E mi dicono che l'abbia sentito, non so in che situazione, e che è venuto fuori che questo Neroni è uno che soffre di demenza senile. Lui c'è Antonio Mancini. Antonio Mancini, sì, l'ho conosciuto, ci ho parlato diverse volte, però lui all'epoca stava in carcere, quindi qualunque cosa racconta, ti assicuro che la racconta perché l'ha sentito dire. Non lo so, non gli do molta affidabilità, ma ce ne sono tanti. Io una persona, vabbè, io cerco sempre di parlare, di incontrare Carminati, però non vuole incontrarlo. Ha detto non è cosa buona né per te né per me, però io spero, ma per carità, ma mica perché mi devi fare. Non dico il nome, però dico una cosa, io lo voglio incontrare solo uno, perché mi deve aiutare a trovare una persona.
è una persona che era vicina ai NAR, che stava in un ambiente di livello basso, diciamo, però non era uno di chiavi, no? Però era una persona che può essere a conoscenza di situazioni legate a Londra. E quindi volevo che mi aiutasse ad avere un contatto con questa persona, un contatto diretto. E questo lo cerco. No, Patino lo sento spesso, un volte c'è una cosa, manda un messaggio, mi scrive, sta dalla mia parte, dai, ce la fai. E lui dice, lui non lo sa, lui può intuire delle cose, però ho detto, a parte il fatto che io con De Pedis, sì, poi io con De Pedis, sì, erano due gruppi diversi, perché lui stava alla Magliana, De Pedis era dei Saccini, erano due situazioni diverse. Lui, e quello che puoi immaginare è che ci possano essere dei legami pure con la questione economica, però dice, boh, mi sembra sincero, poi non lo so, per carità, dice che più di quello non sa. Delle persone che, dice, secondo l'identikit, lui ha dei dubbi sulla persona che era vicina alla Magliana, però lui credo che sia stato anche ascoltato dalla procura dell'ultima inchiesta, lui ha pure camminato, è stato ascoltato nell'ultima inchiesta. L'uomo dell'Avo assomiglia a Sarnatale. Ma sai qual è il fatto? Io mi sono distaccato, cioè dopo 40 anni, questo è il problema, dopo 40 anni sembra che si debba ancora continuare a parlare dell'uovo dell'Avo, cioè le cose importanti sono quelle che sono successe negli ultimi anni, no? Che andiamo a cercare l'uovo dell'Avo, chiunque sia stato, non uscirà, cioè... Senti, ma questo sì. No, perché no, no. Ora non si presenta più. Ti possiamo aiutare a trovarlo? No, cioè perché ci ho parlato con questa persona io? Ci ho parlato però poi è sparito, capito? E vabbè, e però voglio capire fino a che punto sapeva certe cose, tutto qua. Per questo io appello a lui, so che è un amico dei Fioravanti, di Cristiano. E però non riesco a trovarlo, perché a chi chiedo dice come fai? Però. Ma per carità, il rapporto con queste persone vorrei averlo soltanto non per accusare qualcosa, ma per sapere se possono aiutarmi a cercare una determinata persona. Tutto. E poi naturalmente spero che questo tipo di indagini le possano portare avanti chi è preposto, no? Cioè se mi chiamano la commissione, chiamo dopo di Roma, dico magari c'è questa situazione, questo, questo, potete voi che avete tante possibilità a trovare questa persona? Se no, che Dio, se no devo comunque provare a continuare a cercarlo. Da solo in questo modo, però no? Non è facile, sai perché? Perché la maggior parte delle persone non si vogliono più esporre, perché quanti della Magliana, quanti mi hanno detto che prima di Tappatino, quando quello e quello sicuramente era amico fraterno di De Pedis, se faceva la cosa di De Pedis la sua lui, però questi ormai sono rientrati nella vita, hanno le loro attività e penseranno, ma chi me lo fa fare mettere in mezzo, no? E quindi dicono, boh, non so niente, non mi ricordo niente. Di incontrarmi, sì, dovevo incontrare Sabina Minardi. E poi ho detto, io mica sono magistrato, mi interrogo. Io mi piacerebbe, perché io sono convinto che alcune cose che dice lei sono vere, come ho sempre detto, quando parla del famoso incontro delle mille curve, quando lei ha portato Emanuele a lasciare il prelato, per me quella è stata, quando Emanuele è stata riconsigliata, c'è stato un ricattatore, ha accettato le richieste di ricattatore. Comunque sia stato, non lo so, forse non lo sapremo mai, ma noi lì è stata riconsegnata e da lì io sono convinto di questa questione di Londra, che è stata messa lì, a casa non può tornare perché è testimone, quindi no. E sta parte, vicino a Dio, quindi loro sta parte del ricatto può essere quella cassetta. No, quella cassetta è l'oggetto del ricatto. Cioè, però fa parte del ricatto. Può darsi, magari il messaggio nei confronti di qualcuno e dire, oh, vi ricordate questo, quel giorno che avete fatto? Non a Emanuela magari, però vi ricordate queste le urla di questa ragazza o di questa ragazza? Ma non c'erano solo le urla, mi ricordo nel retro c'era una. Nel retro c'era la solita richiesta di lo scambio con Aliaccià, c'era il solito personaggio che non era l'americano, è una persona che hanno identificato comunque di. Con una lingua e di origine medio orientale, quindi era. Però vai a sapere gli intrecci che ci stanno dietro questa situazione. E per quando accetti può essere un folle, no? Ha nominato comunque... mi sono scordato, ecco, Monsignor, veniva ricordato accetti, l'altra persona da ascoltare è Monsignor Celata, che era Monsignore, non era segretario, però era un punto di riferimento, era vicino al Cardinal Casaroli all'epoca, era quello che...
quando avete sentito quella famosa telefonata fatta al centralino Vaticano, sì, che la sorella dice pronto, che risponde adesso lo passo con la sua eminenza, quel pronto era, probabilmente dicono De Paolo, ma poteva essere anche Celata, e Celata era il padre spirituale di Accetti. Perché se avete ascoltato, no? Così vi racconta che cos'era, chi era Accetti, no? Perché Accetti ha studiato al Demerode, la scuola che sta a Piazza di Spagna, e Celata era, non so se era il direttore, era responsabile di... Sì, e lui era proprio il suo padre spirituale, quindi ha parlato più volte con Accetti. Accetti, voglio dire, l'ho sempre parlato di Accetti, oh, Accetti, sei una persona che anche sa delle cose, ormai ho capito che dopo 13 anni lui non farà mai il nome, non dirà mai niente, lui diventa inutile. Cioè, è uno che ha fatto perdere solo un sacco di tempo. Io sono convinto che lui non sa per niente, però lui si avvale di una cosa. Secondo me era una di quelle persone che... quelli che andavano a rimediare, tra virgolette, ragazzini, ragazzini per certi ambienti, per certe situazioni. Quindi si avvale di questa volta perché sa magari che in certi ambienti c'era l'inizio, dai. Per esempio la procura, sapete il fatto di Caramon, no? Sì, la procura sì, è certa al 100%, l'ha preso lui e l'ha portato, perché dove è scappato c'era una roulotte che usava Accetti. E lui lo portava ancora a lotte. Soprattutto il ragazzino sicuramente è scappato, quella via ho visto stretta, buia, dove gli alberi da una parte sono affitti, quindi non puoi scappare da una parte all'altra. Quello è scappato e andava dietro col camicino. Ma quello l'ha detto per certo, a me hanno detto in procura, poi adesso dico queste cose e mi dicono, ma non puoi. E a me è stato detto che hanno capito che il padre di Accetti ha pagato un sacco di testimoni sugli orari, le cose, gli spostamenti. Quindi escludi la pista pure il P2, questa. Di? Nella P2. Beh, comunque c'è tagliato con Accetti. Col padre. Però Casaroli. No, non era, lui era, no, il padre di Accetti era una loggia massonica, si chiamava Loggia Mediterranea. E quando stava in Libia, il padre stava in Libia, legato a questa loggia massonica legata alla Spagna. Quindi, lui, devo dire la verità, sicuramente questo ci ha avuto un'infanzia bruttissima. È stato messo da parte all'altro, sicuramente è stato abusato all'epoca quando stava in Libia. È stato il padre proprio questo video l'ha portato in vari collegi, sicuramente ne ha passate pure lui, però questo non giustifica il fatto che poi da grande devi fare quello che hai fatto. Secondo te lui che sta continuando a mandare le lettere minatorie, anonime? Ma non lo so, non so se è così stupido che continua. Qualcuno dice qualche lettera anonima che arriva, questa è quello. Però veramente sì, ne arrivano, ma sai quante ne arrivano di lettere anonime? Ogni tanto ne esce alcuna pubblica, ma alcune proprio neanche le prendo in considerazione. Mi arriva ultimamente un messaggio, un lettere, qualche lettera scritta, ne è arrivata pure un altro giorno, esatto, poi l'altro giorno, ancora di usarlo. Pietro, scusa, la questione di Pippo Calò invece? Pippo Calò ha detto, è rimasto omertoso, nonostante abbia tipo 40 ergastoli, non uscirà mai da lì, forse neanche da morto uscirà da lì ormai, e lui è rimasto omertoso, disse che anche, neanche conosceva De Petris, quindi capito, da lì non ne caverai mai nulla. Eppure lui è quello che ha portato i soldi a Roma e tramite De Petris quei soldi sono stati messi nella banca degli Iori e trasferiti nella banca di Calvi. Sono i soldi che poi sono andati a Solidaritas. Cioè. Quando Giovanni Polsondo andava in Sicilia contro i mafiosi, convertitevi, convertitevi! Però usava i soldi dei mafiosi e li mandava in Polonia sapendo la provenienza di quei soldi. E lui faceva il cassiere. Eh sì, ma si parla di soldi, ma non si parla di quello che dico 20 miliardi dell'epoca. Altro che 20 miliardi. E quella è una delle ipotesi, che non è esclusa, che all'inizio poi non sa che è successo, all'inizio questi della mafia rimangono quei soldi indietro, non c'erano più. E alcune ipotesi vengono legate a un fatto che molti di quei soldi, una gran parte di quei soldi sono stati donati dall'Opus Dei a Giovanni Paolo II. Non a caso l'Opus Dei poi ha avuto la prelatura, che è una cosa particolarissima. E una parte mancante, stranamente perché sono coincidenze economiche, ricordate il furto alla Brinks Second Mark? No? Sono spariti una marea di soldi e sono rientrati solo una parte, sono stati trovati quei soldi, l'altra parte per un male corrispondeva alla cifra che mancava dei soldi dati dall'Opus Dei. Quindi può darsi pure che un ricatto di base è stato quello che poi in qualche modo è stato coperto, quelli dicono i soldi come dire li abbiamo rimediati. Però siccome dice il pastore Emanuele, io sono convinto che ci sia una cosa talmente pesante e qualcuno in mano ha ancora le prove di quello che è successo e si avvale di quelle prove. E io penso che nei confronti di qualcuno ci sia ancora legato e qualcuno ha paura che qualcuno possa avere queste prove in mano prima o poi le possa tirare fuori. E perché non le tira fuori? Perché sono obbligati. Tu c'hai una prova, se tu c'hai una prova importante e ti serve continuare a ricattare perché vuoi ottenere delle cose, non la tiri fuori perché ottieni. Te la vendi pure, se c'è una prova grossa, te la vendi a chi
vuole approfittare della situazione. Se tu c'hai la fotografia compromettente di una persona, la più persona più importante del suo mondo, che la fai vedere subito a tutti, no, non c'è più ricatto, distruggi quella persona, tu non ottieni niente. Se tu c'hai quella prova, puoi chiedere. C'hai quella prova, te la puoi pure vendere, secondo me, E quindi, come ho detto prima, lui è un tassello in un sistema di ricatti. E chissà che giro hanno fatto queste prove. E che te ne fai dei soldi? Cioè, nel senso, arrivato a questo punto, che non te ne fai dei soldi? Che te ne fai di potere? Cioè, nel senso, certo. è una pedina molto più grande. Ma sai quanti stati all'epoca? Non è che mi voglio allargare, ma all'epoca si parlava solo di guerra fredda, no? Ma i rapporti più grandi, più legati, più incasinati dello Stato Vaticano era con la questione medio orientale, con la Libia, il Libano, tutte quelle situazioni là, con la persona che. Io me ne pongo sempre i dubbi, quella famosa persona che era come chiamato in Medio Oriente il nuovo Gesù Cristo. Non so se qualcuno ha sentito Musa al-Sadr, che era una persona che aveva un potere enorme, che voleva addirittura unire le religioni, voleva creare un grande Stato, no? Era per la pace, una cosa assurda, e c'era, con lui c'era la morte Gheddafi, la Libia, perché non, c'era una situazione, l'Iran, c'era una situazione caotica, il Vaticano stava in mezzo a quella situazione. Questo Musa al-Sadr era amico di Paolo VI. Io ho le foto di questo, del 76, dentro al Vaticano. Lui era un moronita e stava insieme a un maronita e no, lui non era maronita, poi era insieme a un maronita. E ci sono le foto di questo legame tra la Santa Sede e Paolo VI e questa questione. Quindi il Vaticano aveva le mani in pasta nella questione orientale, ma in maniera molto pesante. E sappiamo che poi in Vaticano c'erano due lati opposti, no? Motiva che stava da una parte e Casaloli stava dall'altra parte. Anche per la questione medio orientale, no? Questo Musa al-Sadr era ritornato qua a Roma per i funerali di Paolo VI, quindi era finita, come dire, la sua protezione, diciamo così, no? Lui non ci arriva mai qua, lui sparisce. Vi ricordate chi ha seguito quella situazione? Per quanti anni è andata avanti questa storia? Perché erano stati accusati i servizi segreti italiani? Perché arrivarono qua a Roma all'hotel, quello che sta in via Veneto, del Celsio, arrivano soltanto in quella camera prenotata, le valigie di Musa al-Sadr, i vestiti, tutto là dentro. Quindi le indagini erano tutte in Italia, era stato fatto sparire in Italia, è stato per quale motivo? Poi è stato accusato invece Gheddafi, che lui è passato prima da Gheddafi, c'è tutta una situazione legata pazzesca. Il primo ad indagare su Musa al-Sadr, sul rapimento, è stato il primo magistrato che è stato, non il primo, però quello che ha indagato più di tutti sulla questione Emanuela, Sica. Sì, era così qua, del rapimento Musa al-Sadr del 78 e del rapimento di Emanuela. I dubbi potevano essere venuti solo in un periodo quando il 22 giugno, pomeriggio del 22 giugno, fu direttato un aereo da parte dei libanesi che chiedevano la verità sul rapimento e sulla scomparsa di questo Musa al-Sadr. E fu dirottato questo aereo e lì all'interno a Ciampino c'ho pure il video di quell'atterraggio e all'improvviso ripartì a sera tarda del 22 giugno 1983 senza nessuna risposta e senza chiedere niente. Quindi i dubbi sono stati anche su quella questione, no? Quando arrivò in Vaticano intorno alle 8 di sera con la notizia che Emanuela era stata rapita, no? E quindi ci sono situazioni che vengono legate. Poi la cosa strana, la coincidenza strana, è che l'inchiesta su queste due persone, io perché a un certo punto mi sono interessato a questa cosa? Perché qualche anno fa Papa Francesco ha ricevuto la sorella di Musa al-Sadr, che andava Papa Francesco a chiedere un aiuto per sapere cosa era successo al fratello. Allora mi sono chiesto, porca miseria, io sto qua vicino a una vita che chiedo l'incontro, e ora ho cercato di capire chi era, perché stavo di chiedere, perché non sapevo chi fosse Musa al-Sadr. Allora mi sono messo a seguire un po' questa questione, ho trovato tutte queste coincidenze, ma lì non c'entrano niente. L'inchiesta definitivamente su Musa al-Sadr è stata chiusa, mi sembra, pochi mesi dopo l'inchiesta su Emanuela, 2015. Mi sembra chiusa Cavaldo, che aveva l'inchiesta su Musa al-Sadr. Cioè, quindi ci stanno magistrati coincidenti che hanno seguito tutte le due storie, l'inchiesta, le date simili, che magari, ripeto, non c'entrano niente. Però se uno, quando dicevo prima, se tu ce l'hai in una certa situazione, che sia quella fredda o altro, con il Vaticano, con la persona che in quel momento era la più influente al mondo, no? Possiamo dire che Giovanni Paolo II fosse la persona più influente e potente al mondo, no? Se tu vuoi ottenere delle cose e c'hai in mano un oggetto di ricatto molto pesante, certo che può interessare anche
ad uno Stato che non sia l'Italia, uno Stato estero, no? È possibile, no? Cioè, ci stanno tante situazioni che uno non può scartare a priori. Cioè, non c'è purtroppo solo, purtroppo è questo, di frutto, non c'è solo una strada che porta alla verità. Quando dicono tu segui troppe cose, perché secondo me ci sono troppi legami tra tante situazioni. Quando qualcuno poco tempo fa, all'epoca si insinuò pure sulla P2, no? Questa loggia massonica, quindi la questione dei Pecorelli, il fatto, quando io ho detto c'è comunque un filo rosso che lega tutte queste vicende, l'omicidio di Papa Luciani, l'attentato al Papa, la morte di Calvi a Londra, e il rapimento di Emanuela, la morte delle guardie svizzere, Moro con l'omicidio Pecorelli. Moro è stato, non so se avete seguito la storia, una parte della prigionia hanno confermato adesso che una prigionia di Moro è stato in un appartamento in via De Massimi 91, che è un immobile dello IOR, del Vaticano. Non era dei servizi, era dello IOR. E c'aveva un appartamento là sotto, all'epoca Marcinkus. Quando io, perché ho lavorato al Vaticano, allora io in un periodo mi sono occupato di immobili, me lo ricordo perfettamente questo immobile a via Massimi, ci abitava, quando c'ero io ci abitava la segretaria di Marcinkus a piano terra, come che ha indicato la questione Moro. Quindi se Moro, come qualcuno insinua, c'è la possibilità che per un periodo sia stato tenuto un prigioniero a via Massimi, vuol dire che c'è un legame pure con la questione di Emanuela. Quando dico che le storie sono tante legate, sono tutti tasselli di un unico puzzle assurdo. Quando Pecorelli viene ucciso qualche tempo dopo, non mi ricordo esattamente quando, ma il giorno, questo lo dice la sorella pure, il giorno che lui ha consegnato a Papa Luciani quel famoso elenco di tutti i personaggi legati alla massoneria, alla P2 del Vaticano, tutti i cardinali, tra cui Vergari, Marcinkus, ce ne stanno tanti legati, no? E quella notte stessa muore Silvestrini, cioè una marea, la lista che ho fatto qua, molti di questi stanno oggi a P2. E la notte stessa Paolo Luciani muore e c'è tutto quell'altro filo che lega, cioè pure quando si parla dell'attentato al Papa, i Calvi, i soldi di Calvi, il figlio di Calvi me l'ha detto, lui è convinto che la storia Emanuela sia legata pure alla questione di Calvi. A Calvi l'hanno fatto fuori, si è capito ormai, no? E questo che è difficile. C'è un legame tra tutti, io credo che ci sia dietro comunque non la mano di una persona, però la mano comune di diverse persone legate. Oh, la P2 all'epoca comandava dappertutto, stavano nella chiesa, nello stato, nell'esercito, in qualunque parte. Vabbè, ma non è che fossero persone aliene, cioè nel senso erano sì, ma persone che potevano mafia, gestire mafia, Vaticano e politica, non è che sì, ma potevano gestire qualunque cosa, appunto, cioè certo. Quello che devi indagare su una determinata cosa sta in quell'ambiente, dicono no, questo basta, quello basta, cioè quando un procuratore non fa niente e accetta determinate cose, è possibile che ci sia questo legame, no? Perché non ti credi che sia soltanto una cosa di 40 anni fa? No, esiste ancora oggi, cioè appunto, nel senso, no? Se non esce la verità è perché esiste Casaroli ancora oggi. Casaroli faceva parte della loggia massonica legata inglese, come si chiama, quella del Duca di Kent. Casaroli è legato pure a quella loggia massonica. Tra lo Stato Vaticano e l'Inghilterra sono sempre stati così, Si parla tanto dello Stato Vaticano e di Reagan, degli Stati Uniti, che Reagan era di casa qua dentro, la CIA era di casa qua dentro, ma lui ci ha avuto dei legami belli, forti, sempre il Vaticano con lo Stato inglese. E io sono convinto che ci siano delle responsabilità. E spero che prima o poi la Commissione parlamentare questo pure può fare, la può fare la Procura, ma io spero una Commissione parlamentare, perché i legami con i servizi inglesi ce li possono avere pure loro. E pensi che la Commissione parlamentare voglia fare luce su questi legami? Io spero di sì. Loro mi hanno tutti assicurato, mi hanno assicurato che lo faranno. Io quando ho sentito, io ti assicuro, i discorsi alla Camera e al Senato, a parte quei due di cui ho parlato prima, al Senato tutti e alla Camera tutti con la stessa volontà, da destra a sinistra, perché l'ho sempre detto, è la cosa che dirò sempre, la verità e la giustizia non possono avere un colore politico. Non appartengono a nessun partito politico, perché la verità della giustizia deve appartenere a tutti. E vi assicuro, quel giorno in aula ho sentito persone di destra, di centro, di sinistra, che dicevano tutti la stessa cosa, sembrava di assistere, perché noi eravamo presenti, di avere davanti un unico partito.
un nuovo partito che diceva delle cose vere, delle cose giuste, parlava di giustizia, di verità, di non lasciarsi intimorire da nessuno, cioè parlavano con la massima tranquillità di non lasciarsi intimorire dal Vaticano, cose che per me fino a qualche anno fa era impossibile sentire. E però perché ancora quando magari parli di Emanuela oppure entri in Vaticano tutti girano la faccia dall'altro Vaticano? Però adesso in questo momento stiamo parlando appunto della teoria del Parlamento, della Commissione parlamentare, che se loro mantengono quel tipo di promesse che hanno fatto, quel modo di parlare, per questo dico su 40 persone che faranno parte della Commissione, se il Vaticano ne può controllare 35, ma ci saranno quelle 5 persone che invece si impuntano e vogliono sapere determinate cose. E quelle determinate cose le possono ottenere se convocano qualcuno e pubblicamente gli fanno dire delle cose. Le audizioni, ripeto, a meno che ci siano dei problemi particolari che possono essere richiesta al momento la segretezza e poi usciranno più in là, verranno rese pubbliche, ma la maggior parte possono essere pubbliche e quindi è diverso, capisci che è completamente diversa la situazione. E se c'è qualcuno di buona volontà, io sono convinto che ci siano al Parlamento in questo momento delle persone di buona volontà che spingeranno per arrivare alla verità. Perché tu, cioè, non pensiamo che tutte le persone siano in malafede. Noi dobbiamo pensare e sperare che ci sia, che la maggior parte delle persone siano oneste e in buona fede. Noi quando critichiamo sempre, cioè la maggior parte delle persone, no? Sembra di tornare ai tempi di quando si diceva piove, governo ladro. Qualunque cosa succede è colpa sua. Noi dobbiamo sempre sperare che la maggior parte invece delle persone siano in buona fede e siano persone oneste, perché di solito quella che esce fuori, che appare di più e che sta su 100 persone è quella che dice la cosa sbagliata e sembra il riferimento di tutti gli altri. Invece la maggior parte delle persone, io ho sempre fiducia, la maggior parte delle persone devono essere persone oneste. Non posso fare altrimenti, non posso dire no, non credo in questa commissione, non credo in nessun parlamentare, non avrebbe senso. Io ho spinto tanto per questa commissione perché ci credo. Quando è stata proposta sono stato contentissimo di questo fatto e sono contento, chi sa, i promotori, che era stato Calenda, il Movimento 5 Stelle, poi Silvestri, con la Cherani, di Fratelli d'Italia, sono un po' tutti quanti, perché da Fratelli d'Italia la Cherani, poi Silvestri del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto del PD, Calenda, quindi sono tutti quanti, no? Che hanno spinto per questa commissione. Già da lì ho capito che i partiti non si devono fare sempre la guerra, ci sono delle cose che devono essere comuni a tutti quanti, ci sono delle cose positive che devono essere comuni a tutti quanti i partiti. Invece a volte se si fanno la guerra cosa è una cosa positiva solo perché l'ha detta quell'altro, io devo dire al contrario. Invece no, su certe cose come la verità, la giustizia, devono essere tutti sulla stessa direzione, tutti sulla stessa strada. E io mi auguro almeno per questa situazione sia così, perché questa veramente potrebbe fare da cambiamento. Cioè, se rendete conto, se questa commissione, con l'unione di tutti quanti, di tutti i vari pensieri politici, riescono ad arrivare ad una conclusione che porti veramente alla verità e alla giustizia, fa capire che ci può essere veramente un cambiamento nelle cose, in tutte le cose. Io guarda, vedo che io mi sto promettendo. Poi sento sempre una parola, vorrei dare la parola anche alla parola postura. Ci tengo che dica due parole. Perché sennò divento sempre quello che parla. Sai che mi accusano sempre che tu parli solo te, non fai parlare nessuno, parli sempre solo te. Ci sono delle. Ecco, vedi, poi mi aggancio una cosa. No, delle cose. Sapete che di recente, quando è successo quella volta famosa che Fedez disse quella cosa su Di Emanuela, no? Quella risata famosa, che scatenò il putiferio mediatico, neanche fosse stata. Che io, che qualcuno mi ha criticato, perché io ho detto. L'ho ritenuto un atteggiamento immaturo di un ragazzino, come quando uno va in chiesa e ride al funerale, no? Ma perché ho detto questo? Perché quella battuta, lui mi ha chiamato il giorno dopo, assicuro, e ci ho parlato, ho visto veramente era pentito e si è dispiaciuto perché è uscita proprio stupidamente. Ma io non me la sono presa più di tanto, perché niente rispetto a certe cose che mi sono state dette. Cose che mi sono state dette anche privatamente, anche da giornalisti. E io ripeto, quella questione che qualcuno ha continuato a criticarmi, poi da quella cosa negativa è andata una cosa positiva, perché in fondo alla fine Fedez mi ha dato un'ora e mezza su una piattaforma, sulla sua trasmissione, vista da una marea di persone che mi hanno scritto, mi hanno detto ma sai, io non sapevo niente di questa storia, l'ho vista adesso su quel podcast. Sì, dai 15 anni, 20 anni, ma una marea di persone, e però sono stato criticato pure per quello. Invece secondo me è stato un gesto positivo e io lo dico pubblicamente, io lo ringrazio per quel gesto, per tutti i casini che ci ha avuto,
in fondo mi ha voluto la mano, dice ti ho promesso, ho fatto quello sbaglio, ti ho dato la possibilità di poterti fare questa trasmissione, è seguita da un sacco di persone, vieni qua senza censure, di quello che ti pare. E io ho detto questa cosa, no? E quello che volevo dire, ed è perché non mi sono arrabbiato, e la cosa che mi ha colpito pure, che di quelle cose che ho detto, cioè sinceramente è stato preso poco, in quello poco ho parlato di Franceschini, ho fatto un sacco di nomi, no? E è stato completamente oscurato, purtroppo è capitato nello stesso giorno della situazione di quello che è capitato alla moglie, quindi è quello un po' frenato le cose, no? Mi hanno detto di tutto, a me, a lui, no, te vai là, quindi non ti ascolto, che vuol dire? Cioè, ce l'hai con quello che dico io o con chi mi intervista? Vabbè, comunque, a parte questo, questa cosa però voglio dirvela, del perché non mi sono arrabbiato di quella cosa. Sapete, ci sono, e purtroppo, fortunatamente si contano così, alcuni giornalisti, alcune persone che ce l'hanno a morte con me, che mi dicono di tutto, che hanno scritto una marea di libri, che vivono insinuando la famiglia, mi dicono le peggio cose, mi dicono che io sfrutto questa questione per soldi. Quali soldi? Magari mi starei cacciando. Le trasmissioni. Una volta addirittura fece dei corsi, chi l'ha visto non paga, ma nessuna trasmissione, ve l'assicuro, vado, non pago, ma pure se mi dissero tieni 10 euro, gli dico te li tieni, perché il compenso per me è avere l'occasione di parlare di Emanuela, no? E mi dice le peggio cose, mi dice tu sfrutti, tu vai. È arrivato a dire la cosa. Posso dire chi è questo giornalista? Dillo. Giuseppe Nicotri, che ce l'ha. Eh no, perché mi dispiace per questa cosa. È arrivato a dirmi tu sei lo stupratore del cadavere di tua sorella. Che schifo. Che è la cosa. Cioè, non può capire quanto ha dato questo. Per questo dico quando Fede smesse lì, ho detto vabbè, mi è arrivato di peggio. Ma che venga detto da un giornalista una cosa del genere, che dica queste cose, che insinui a vita sulla famiglia, e sapete che questo giornalista è stato l'unico che è stato ascoltato da Didi, convocato da Didi. Didi si è letto i suoi libri, si è letto i suoi libri, è stato tenuto per 3 ore. Ha tenuto 3 ore una persona che passa la sua vita a insinuare dubbi sulla famiglia e a difendere De Petis a vita. Esatto, dico per la prima volta. Nicotri a sorpresa che lui non lo vuole mai ascoltare perché sanno che lui ha un tipo di atteggiamento, è stato ascoltato in diretta al TG1 su questa storia di Emanuela, sulla questione dello zio, perché lui c'è la morte con la famiglia, e sul TG1, ma perché è uscita questa cosa? Non è stato mai intervistato, perché l'amico più intimo di Didi era l'ex direttore di ADN Cronos, che è quello che ha lanciato la notizia, che adesso è diventato capo del TG1, capo di Rai 1, direttore Rai 1, prima è diventato Rai 1, Didi ha fatto intervistare Nicotri in prima serata, perché c'era quel momento che si doveva insinuare sulla parentela, sullo zio, sulla famiglia, e lui capirei, è uno di quegli estimatori dell'ipotesi tutto sta in famiglia, da sempre, perché ce l'ha come me, mi ha detto addirittura la moglie De Petis è morta per colpa tua. Tu hai la responsabilità della morte della moglie De Petis perché ha sofferto così tanto da quando tu insinuavi sulla tomba e volevi far aprire la tomba di De Petis. Cioè, ma De Petis è morto incensurato, non ha fatto niente. Cioè, queste cose, Didi lo convoca, Didi convoca questa persona che ha sostanato, convoca una persona che insinua sulla famiglia e difende un certo ambiente, quello stesso ambiente che quando Didi, avvocato, ha difeso per Mafia Capitale, no? Perché Didi era difensore di persone legate a Mafia Capitale, no? E quindi certo tu difendi da avvocato persone legate a Mafia Capitale, a Banda della Magliana, e dall'altra parte devi indagare su persone della Banda della Magliana che possono avere avuto un ruolo di rapimento. Quindi ci stanno tante situazioni che poi mi dispiace di ricordare, non avrei voluto dire perché non mi piace fare i nomi di persone e dire queste cose pure se non sono presenti. Che poi ho fatto una marea di nomi. Sì, e mi dispiace, ognuno è libero, ma io ripeto, ognuno è libero di dire quello che vuole, siamo in democrazia, ognuno è libero di pensare, però del rispetto, nel rispetto alle persone. Quando lui dice delle cose cattive, ma lui e il suo gruppo di persone che stanno intorno a lui, su me, sui miei, io ho visto certe volte, ha messo dei post di persone con la foto di mia madre che abbozzava un sorriso, dicendo, ah, questa sarebbe la mamma che sta soffrendo. Cioè, ma cose così, cioè talmente, cioè veramente,
Sì, che adesso l'ho bloccata più, non leggo più niente delle cose che scrivo perché ho bloccato tutto. No. Però mi domando perché certa gente deve arrivare a questo punto? Perché deve... Ha scritto 4 libri, eh? Tutti uguali, insomma, non è su queste situazioni. Ma perché sono servi? Così? Cioè, nel senso, esistono ancora i servi? Sì, no, certo, è servito al potere fare queste cose, ma a me in procura, mi hanno detto, ah, quello è un depistatore professionista. Io ho solo paura che... Cioè, nel senso, io ho solo paura che la commissione possa essere intimorita. Cioè, nel senso, se guardo la storia d'Italia, chi ha provato a fare giustizia, chi ha provato a cambiare le cose, non... Sì, far come il Borsellino, che non rimane, non ce l'hanno fatta. E però è deve arrivare prima o poi il cambiamento, deve arrivare quello che diceva basta, ma si deve cambiare. E io ripeto, uno può considerarlo che atto di coraggio, una commissione, non è facile. Quando il Vaticano si presenta al Senato e dice non la vogliamo questa commissione, il senso era fate gli affari vostri. Brutto. E nonostante tutto la votano, e vuol dire allora c'è qualcuno che dice oh, cominciamo a pensarla diversamente. Qualcuno ha detto questo è uno stato laico, sono due situazioni diverse, rispetto, però con questo atteggiamento, con questa commissione, il Parlamento ha fatto fede al primo articolo dei patti lateranensi, no? Quello con la revisione dell'84 Craxi Casaroli. Il primo articolo dice ci sia la massima collaborazione per il bene del paese tra la Santa Sede e lo Stato italiano. Cosa che fino adesso non c'è stata, o se c'è stata è stata solo per nascondere, insabbiare. Quindi per la prima volta loro fanno fede a questa cosa. E cosa fa il Vaticano? Non fa fede a quell'articolo, perché dice noi non la vogliamo. La dichiarazione dell'altro giorno di Titti, che ha detto quella frase, noi non abbiamo limite di tempo, e ha rimarcato esatto, il fatto che stiamo lavorando bene con la Procura di Roma. Non ha detto, fortunatamente adesso ci sarà anche la Commissione, quindi sarà un altro grande aiuto. E questo cambiamento di Titti, quel giorno che sono stato convocato, Didi mi disse, meno male che adesso partirà pure la commissione parlamentare perché ci daranno sicuramente la mano. Che fai? All'improvviso cambia opinione. Da quella volontà a dire meno male che adesso arriva la commissione parlamentare, ci daranno mano a presentarti lì, perché si capisce che si è presentato lì, non perché era Didi che andava lì a parlare, andava lì perché è il rappresentante dello Stato Vaticano e si presenta con una lettera del segretario di Stato per fare un cazziatone al Parlamento. La prima cosa ha detto, ho una lettera qui del Cardinal Segretario di Stato Parolin, che si lamentava del modo con cui Didi era stato convocato. Dice non avete seguito le linee ufficiali per convocarlo. Mi raccomando che sia la prima volta, la prossima volta dovete seguire le linee ufficiali per fare una richiesta del genere. Cioè c'è stato subito il primo cazziatone, no? Come ti è stato a comportare male? No, su questo io ci tengo tanto a precisare, sono stata ascoltata pure io, quindi la procedura, diciamo, sono stata destinataria anche io della procedura. Erano delle audizioni informali, per quello che disse quel giorno anche il presidente, ti ricordi Pietro? E siccome erano delle audizioni informali, ovviamente tutto è avvenuto nell'informalità. Io sono stata contattata telefonicamente, poi è seguita una mail in cui si diceva che chi voleva partecipare all'audizione poteva parteciparlo, ma nient'altro, perché peraltro tutta la modalità è stata assolutamente inusuale e informale, per cui diciamo che quest'atto non è stato molto, molto carino, ma il peggio è stata la dichiarazione del, presumo tu l'abbia già detto, quando il procuratore di giustizia ha detto, non so se mi farete questa domanda, me la faccio io e mi do una risposta. Se la domanda è necessaria questa commissione d'inchiesta, la risposta è stata no. Noi la consideriamo un'intromissione perniciosa. Per cui è stata una brutta giornata. Quel giorno è stata l'ultima volta, l'ultima apparizione pubblica anche di Andrea Borgatori che era con noi. Grazie, l'applauso, è stato un grande amico, un grande sodale di noi tutti. Avrebbe dovuto far parte della commissione perché l'avevano già indicato come consulente. E Andrea, insomma, anche con grande forza respinse questa cosa ed è stato molto bello, e per questo è stato importante il voto, perché il Parlamento è sovrano, deve fare il Parlamento, i parlamentari devono rispondere a questo Paese e non certo allo Stato Vaticano. E quindi è importante che la commissione ci sia. Infatti tardi non credo, però volevo semplicemente aggiungere una cosa che riguarda il dato temporale. 6:20.
40 anni, sono passati 40 anni, tra un po' ci cacciano. Sì, ecco, quindi io vorrei semplicemente fare, ho fatto una riflessione che volevo velocemente condividere con noi, che noi siamo abituati a parlare di Emanuela e a dire che sono passati 40 anni dalla scomparsa di Emanuela. 40 anni, io dico spesso, sono la metà della vita di ogni essere umano che ha la fortuna di vivere ordinariamente almeno 80 anni. In 40 anni un uomo nasce, cresce, si istruisce, fa figli, potrebbe anche già diventare nonno. Se guardiamo la natura, gli alberi secolari sono già in grado di fare ombra. Ci sono le persone, la natura per 40 volte si è rigenerata, ci sono state 40 vendemmie, 40 volte si sono raccolte le olive, 40 volte sono fioriti i ciliegi. Ci sono le persone che calcolano il tempo dal punto di vista sportivo. Ci sono stati 40 campionati di calcio, quindi 40 volte le persone abbonate. 40 anni. Era scomparsa di Emanuela, mancata 40 anni. I mondiali, sì, ma infatti è questo, 40 campionati di calcio, 10 mondiali, 10 olimpiadi, 10 campionati europei. E se guardiamo al nostro paese, ho fatto questo calcolo, sono andato a guardare, in 40 anni ci sono stati 23 presidenti del Consiglio che hanno governato 28 governi di questo paese e ci sono stati 6 presidenti della Repubblica. In tutto questo tempo infinito, questa famiglia ha cercato costantemente e senza mai fermarsi Emanuela. Guardiamo il tempo in questa maniera, guardiamo il tempo non solo come dato estraneo, ma come dato che ha riguardato la storia di questo paese. 23 presidenti del Consiglio, 28 governi, 6 presidenti della Repubblica che si sono visti passare davanti la storia di Emanuela. Allora io mi auguro che non ci sia più un altro presidente del Consiglio, che non ci sia più un altro governo, che non ci sia più nessun altro Parlamento e nessun altro presidente della Repubblica che debba occuparsi della vicenda di Emanuela. Perché il momento della verità è ora, non c'è più tempo. Quindi chi dice che c'è tempo è perché la verità non la vuole. E chiudo, e vi ringrazio di essere qua, dicendo che la verità non ha padroni e non ha datori di lavoro. Chi cerca la verità, perché glielo dice il padrone e perché glielo dice il datore di lavoro, non cerca una verità vera. Vuole costruire una verità per il padrone. Grazie. Grazie a tutti per la parola. Grazie a tutti per la comunicazione fino alle 18. Il tempo passa, non è niente. Però mi avete dato una forza enorme. Grazie. Non mi sono mai sentito solo, proprio per questo. Non sono riuscito a fare quello che ho fatto, per l'altro che mi sono solamente la solidarietà. Non sai, di tutte le persone che non sono presenti, che a solo ci sono tantissime, che mi scrivo, è infinita la cosa che mi riempie di gioia. Così. Noi continueremo ad andare avanti, lunedì vado in una scuola a Montelotondo, adesso sono anche 16 giri, perché quando mi chiamano io vado, dai Serbi a febbraio, all'università. Perché mi fa piacere veramente trovarmi con persone che vogliono sapere, raccontare, sfogarmi, perché è un modo per tenere alta l'attenzione, è un modo che fa bene, egoisticamente parlando, fa bene anche a me, perché riesco a sfogarmi, a raccontare di questa storia e arrivare alla fine. Guarda, lo dico anche in maniera, a volte penso un po' egoista, cioè arrivare alla verità in primis per Emanuela, per mia madre che è ancora in vita, ma io dico pure per me stesso, devo essere sincero, io devo arrivare alla fine per riuscire a ritrovare un attimo di serenità vera, la serenità con cui uno va avanti, no? Per ricominciare a pensare anche a cose stupide, per fare le cose più banali e normali che si possono fare, ma con la massima serenità, perché le faccio, perché pure io sono serio, profondo, ho tutti i figli quando ero piccolo che possono testimoniare. E non sono così serioso, però mi piacerebbe farlo con la naturalezza, nel non dover dire oddio che sto facendo, cioè veramente non aver più paura di essere felice. Come disse una frase di un buonissimo spettacolo,
Anci e così diamo Valerio Di Benedetto. Valerio Di Benedetto era qua in giro, Valerio, non so. Sì, sia qua, sia Valerio che Giovanni stavano qua, non so se ci stanno. Eccoli, ciao, era grazie. Un spettacolo bellissimo che hanno fatto e questa frase l'ho presa come la frase del volantino. Lo spettacolo. E ringrazio ancora perché è stato un bellissimo spettacolo. Ha portato sul palco la mia voce. L'ha fatto veramente bene. Bravo Valerio, bravo, bravo Giovanni, bravo. Grazie a tutti di cuore e io lo dico un'altra volta, mi auguro che la prossima volta sia un incontro più festoso, diciamo così. Prima o poi arriverà, prima o poi arriverà quella volta che faremo una manifestazione per festeggiare tante cose, tante cose. Certo. Grazie a tutti. Aspetta, Vieni,